Come già menzionato in precedenti ricerche, il regno di Polaretti è rimasto per molto tempo, prima della grande piaga, isolato da tutto e da tutti, dal commercio, dalla politica, infine dalla storia. Riassumendo le due teorie principali, da una parte c'è chi dice che Polaretti fosse totalmente autosufficiente, che Re Vlasta desse a tutti i suoi sudditi cibo e ricchezze a volontà, peraltro seguendo un'equa distribuzione, che economicamente e politicamente prendeva il nome di comunissimo. Dall'altra parte, però, c'è chi sosteneva che a Polaretti si vivesse una vita terribile, congelati e dato in pasto ai propri simili, e soprattutto che si vivesse in un clima di terrore nel quale si riusciva ad accettare quella grama vita solamente perché veniva raccontato che fuori da Polaretti si stava ancora peggio. C'è però un'ultima versione di questo mito, mai accolta davvero dai libri di storia, eppure che alcuni ricercatori non hanno mai lasciato andare. Pare che il segreto di Polaretti fosse talmente tanto prezioso che al solo tentativo di ingresso in queste terre i viandanti perdevano la conoscenza, le loro barche si disintegravano, le loro menti è come se si spegnessero. Tutto a un tratto. Anche io credo di aver provato qualcosa di simile. Ho tentato di arrivare a Polaretti, eppure il mio cervello si è annebbiato. È come se il mio corpo avesse perso un alimentatore. I cubi spezzati raccontano una storia. L'antico regno di Ego Balego è stato frantumato. A casa nostra, oltre le miniere, al momento il re Lucio non si trova più, e nella notte delle spade diamantine, Uazo il Manzo è stato il primo a morire. Presto i figli del re si sono fatti la guerra, ognuno di loro cercando di reclamare ciò che rimaneva di Ego Balego. La voglia di primeggiare di tutti coloro che rimasero finì per avvelenare le lande di Groseth. Una guerra dalla quale nessuno emerse vincitore. Una guerra nella quale purtroppo, in ultima istanza, persino la nostra ignota divinità ci ha abbandonato definitivamente. E allora adesso risorgete non morti! Voi che siete sottoterra eppure vivete! La chiamata delle miniere parla a tutti voi! Risorgi Lionel! L'arciere cecchino! Julius, il lupo maledetto!
Nicolaos, il cubetto esplosivo. Efisio, il mangialava. E in ultimo Ruslan, il costruttore di ogni cosa. E in ultimo, un ricercatore senza nome che voleva ripristinare l'ordine del mondo. E allora risorgete non morti. E allora non morti, risorgete in questa ultima giornata agostina! La superficie cela un grande mistero. Che mistero? Ego balego sarà poi tutto vero. Sarà tutto vero. La volontà di primeggiare. Divinità che ha abbandonato le terre, la tua fiducia ormai scalfita da guerre, riporterò la luce per queste colline. Sono cubi che sì. Esattamente. Tira tutto il legno, si fa come Bobo. Fa proprio come Bobo, vieri. Scappa tutta la notte, dai, non morti. Perché cazzo son risorti? Io non lo so, questa è una verra. Ne stai attento perché non sei mica Ruslan. Non puoi rutolare per queste colline. Sono cubi che cubetti. Vorrei del legno, signore. Io ne prendo due etti. Questa è la mia blind run di Minecraft. Precisamente all'interno del countdown. Non ho cognizione di causa. Non ho cognizione di causa. Grande problematica, non avere cognizione della propria causa è un casino, non te lo dico io, te lo dice il divino che se n'è andato via. Chi spoilerà il DLC? Chi spoilerà il DLC? Chi spoilerà il DLC? C'ha un po' la mamma puttana. C'hai la mamma puttana. Se spoiler il DLC, sei tua mamma un po' prostituente, è un po' prostituente del DLC, non dirmi niente. Però bravo con le rime, non mi si può dire niente. Sapete cos'altro sta succedendo? Che non funziona la videocamera, quindi questo è un problema, no? Cioè, a conto fatto... Aspettate, eh? Vediamo un attimo che sta succedendo. Questa è una cosa bizzarra. Ma cosa sta succedendo?
Ah, o cosa? Perché sono apparso qua? What the fuck? What is happening? What is happening? Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo... cosa? Intro, coro, intro. Ma questa roba c'è sempre stata. Sì, ma me ne sono accorto stavolta. Da almeno un mese. Ma sono un po' un cretino, vabbè, si sapeva. Azione Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Later again Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Keep going! Tu giochi già! Tu giochi già! A Duel Monsters! E lotti fra due misteriose realtà! Se Yu-Gi-Oh! You're gonna play the game! Play the game! Ma perché non funziona questo auto-tune di merda? Perché non funziona mai? Molto bella questa, me l'ero dimenticata. Aspettate che è ripartito il condizionatore di merda. E si sta bloccando l'aria condizionata ogni pochino, ragazzi. Mi spiace. Quindi ho problemi tutti i giorni con sta cosa. In più, oggi a un certo punto ho avuto anche qualche linea di febbre. Quindi non so bene cosa sta succedendo alla mia vita in questi giorni, ma è sicuramente interessante. Bene, buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Minecraft. Andiamo a mettere un po' di musica tranquilla e vi racconto che cosa faremo questa sera. Questa sera innanzitutto festeggiamo le nostre 10.643 sub. Ho messo le 11.000 sub come goal, ma non mi aspetto di raggiungerlo. Tanto qua sta partendo, sì. Quindi prima che vi lanciate in follie è puramente nominale quel goal, ok? Non mi aspetto di raggiungerlo, non voglio raggiungerlo, sono contento con le 10.000 sub che abbiamo raggiunto ieri sera. Ma
ma vi devo ricordare che da oggi è attivo il Subtember, e quindi questa è una cosa importante, perché con il Subtember ogni sub costa meno, e quindi adesso è un momento utile non tanto per regalare sub, vi siete dati alla pazza gioia ieri, ok? Mi fido di voi e del vostro supporto, oggi non è il momento per impazzire, poi è chiaro che se volete donare sub non vi fermo, però oggi vorrei che sfruttaste per tutto il mese qualcosa di diverso, ovvero la possibilità di iscrivervi a meno prezzo ricevendo degli sconti in virtù del Subtember, ok? Vado subito a leggervi le specifiche del Subtember, perché a memoria non me le ricordo, ma si dovrebbe partire da un 20% di sconto a salire. Se mi date un secondo vi faccio vedere proprio la pagina, così ve lo dico stavolta, ve lo ricorderò nei prossimi giorni, poi buona cisi. Allora, vediamo, dovrebbe esserci subito il banner nel sito di Twitch. Ragazzi, ma... sono in home page di Twitch, perché? E chi lo sa? Ragazzi, sono nella home page di Twitch, ma non so bene perché. Sì, c'è il banner, va bene. Bello, forse perché ho fatto 10.000 sub, è per questo? Chi lo sa? Perché sei figo. Vabbè, ok, però di solito vengo avvisato quando succede. Oggi è il 31, se non lo sai te... non lo so. Sono nella home page di Twitch e mi sorprende questa cosa, perché solitamente ci avvisano quando succede. Però stavo aprendo Twitch e mi vedo nella home page. Poi magari un bug. Controllo con la navigazione in incognito. Confermo, sono nella home page di Twitch. Ma è la prima... dovrebbe essere la prima volta che succede, nel senso che nei giorni scorsi non lo ero. Da me sei sempre no, questo è impossibile. Allora, andiamo a vedere subito il banner. Eccolo qua, festeggia Subtember. Vorrei però leggerlo, signori di Twitch. Ulteriori informazioni, fantastico. Andiamolo a vedere insieme con il sottofondo egobaleghico, così lo leggiamo una volta e ci... mettiamo una pietra sopra. Allora, Subtember, ok, in soldoni 25% di sconto sugli abbonamenti fatti per un mese, quindi se vi abbonate per un mese avete il 25% di sconto. Se normalmente usate la tier 1 su questo canale, beh, potete usarla questo mese e pagate il 25% di euro meno. Avete il 25% di sconto anche per 3 mesi. Quindi in sostanza non cambia un cazzo. Non so che problemi avesse il signore del reparto marketing di Twitch quel giorno. Probabilmente è un typo. Secondo me è il 20% di sconto a questo punto per un mese solo. Perché questa cosa non ha il minimo senso. Se fosse così, abbonatevi per un mese solo. Credo che sia un typo, quindi immagino che ci sia 20% per un mese, 25% di sconto per 3 mesi, 30% di sconto, no, 25. Probabilmente allora la razza è questa, ragazzi, penso di averla capita. 25% per 3 mesi, perché ovviamente... se vi abbonate per 3 mesi risparmiate il 25% per ogni mese. Quindi di fatto, siccome il prossimo mese non potrete riabbonarvi per un mese solo con il 25% di sconto, il concetto è che praticamente ci risparmiate sulla lunga corsa. Così facendo però la cosa più conveniente è di gran lunga, se vi abbonate tutti i mesi con le tier 1, il 30% per 6 mesi. Ni, ragazzi, di solito è sempre stato 20, 25, 30. Però a sto giro hanno voluto fare in modo che praticamente il 25% fosse ridistribuito anche su 3 mesi, che quindi il guadagno dell'utente fosse abbonarsi per più mesi con lo stesso sconto. Ora, se vi abbonate tutti i mesi con la tier 1, ok? Se siete tutti i mesi abbonati tier 1, e ce ne sono tanti,
delle 10.650 sub, credo che almeno 6.000 siano tier 1 all'incirca dai conti che ci facciamo interni. Quindi, se siete tra i signori tier 1, vi consiglio di fare l'abbonamento per 6 mesi, perché tanto sono soldi che spendete comunque. E a me arriva la stessa cifra, ce li mette Twitch, quelli che avanzano insieme a Team Fight Tactics, ok? Quindi, se volete abbonarvi per 6 mesi in questo frangente per il September, praticamente fate un favore a me, perché di fatto garantite la sub per 6 mesi e fate un favore a voi stessi perché risparmiate dei soldi, ma io ne ricevo sempre la stessa cifra. Comunque sotto c'è la tabella con i prezzi che è più chiara. Allora, vediamo un po'. Arusta, la tabella dei prezzi. Sì, Team Fight Tactics. Arusta, la tabella dei prezzi. L'ho saltata, forse. Non la vedo. Si sono fottuti. S'hanno fatta la tabella. Comunicato italiano, va bene, vediamo, forse era un'altra pagina, infatti, era un'altra pagina. Va bene, allora, vediamo. Oh, eccola qua, era un'altra pagina, per questo non la vedevo. Allora, però in dollari, vediamo in euro, ok, Germany. Praticamente, tier 1, 30% off per 6 mesi, spendete 16,76 euro. È tanto di sconto, eh? Mentre una tier 1 per un mese praticamente risparmiate un euro. Cazzo, il risparmio è tanto qua. Zoom, sì, certo, il risparmio è tanto perché spendereste quasi 24 euro e invece ne andate a spendere 16. È tanto, eh? Mentre qui sarebbe 4 per 3, 12, dice un risparmio di circa 3 euro. Diciamo che 6 mesi è proprio sostanzioso. Guardate, posso fare uno shout out che faccio veramente col cuore? Se fate questa roba qua, fatemi una promessa, ok? Se risparmiate 6 mesi, o meglio, su 6 mesi risparmiate 7-8 euro, abbonandovi appunto con questa possibilità, con questa offerta vantaggiosa, usate quei soldi che avanzano, quei 7-8 euro, per finanziare un altro streamer. Ok? Tanto quei soldi li spendevate uguale, bene o male. Ok? Quindi li davate tutti a me, quei 24 euro. Date qualche possibilità anche a uno streamer un po' più piccolino, che magari però porta del buon contenuto. Ok? Quindi approfittatene. Approfittatene per risparmiare da Sidonia e convertire una parte dei soldi di Sidonia da qualche altra parte. Ok? Così avete la possibilità di supportare sia un creator grande come posso essere io, sia un creator più piccolino. Perché ricordatevi che anche io ero un creator piccolino un tempo e siamo arrivati qua perché mi avete supportato quando ero piccolino. Quindi magari potete fare la stessa cosa e credere in qualcuno che un giorno sarà nella mia posizione adesso. Prego, sfruttatemi. Va bene? Torniamo su Project Ego Balego. Li diamo a tutti i creator, tutti quanti, va bene. Mi è arrivato tra l'altro adesso, credo, il codice di Starfield. Credo. Però voglio giocare a Minecraft. Intanto mi è cascata anche la bottiglia d'acqua a terra. Blind Run di Starfield, no, bimbi, no. Decisamente no. Blind Run di Starfield la finiamo marzo 2025. Quindi provi Starfield, magari lo posso anche provare in streaming, ma one shot. Mentre domenica sera devo decidere cosa fare. Perché domenica sera ci doveva essere lo Splatfest, ne approfitto per dirvi questa cosina, poi chiudiamo.
Il PC sta bene, cambiato tutto, già rimesso l'alimentatore nuovo, era l'alimentatore il problema. Dicevo, domenica sera ci doveva essere lo Splatfest, ma per problemi di organizzazione nintendiana non si potrà fare. Lo rimanderemo di qualche settimana. Quindi, i miei candidati sono... No, terzo appuntamento di Minecraft non serve, secondo me. No, secondo me Minecraft ha avuto i suoi episodi grossi, peraltro anche lunghi, quindi non serve andare di overkill su Minecraft. Ricordatevi che non dobbiamo andare troppo spinti. Quindi, pensavo a Marvel Snap. Bravi, mi avete letto nel pensiero. La prima idea è Marvel Snap. Non so se possiamo fare una poll, ok? Mi affido a voi. La prima era Marvel Snap, perché mi è piaciuto parecchio, e ci sto pensando da un po' di giorni a Marvel Snap, quindi mi piacerebbe fare una roba così pronti via, grazie a Totto e alla stringa che convertono, grazie mille. La seconda opzione è stesura di un po' di mix della canzone della boss fight finale di Mike in Black and White. Quindi chiamo Paolo, ci mettiamo lì a mixare, vi parlo un po' della produzione dietro la canzone. Questa è la seconda opzione, ma secondo me è troppo breve per la live serale. La terza opzione che mi è venuta in mente è... Non so se avete visto, ma sta per partire un X Factor qui su Twitch, ok? Che stiamo organizzando con vari altri creativi. E ci sono un po' di demo da ascoltare, proprio demo musicali. Abbiamo ricevuto oltre 100 entries, quindi ci sono... Sì, per chi non lo sapesse, da metà settembre, per un mese, partirà una volta a settimana qui, anche su questo canale, una sorta di X Factor, ok? In collaborazione con un sacco di creator, io sarò uno dei giudici. Sarà un'occasione per ascoltare musica emergente fatta dal popolo internettiano e spero mandarla all'attenzione di quante più orecchie possibili, perché lo sapete, sono un musicista, mi piace molto la musica, quindi è bello offrire questo servizio per musicisti che vogliono far ascoltare la loro arte in giro. Guardatemi bene. Attualmente abbiamo annunciato 4 giudici. Uno sono io, uno è Hank, un altro è Panetti e l'ultima è Bukra, che è una cantante pop. Quattro è un bel numero. Ma le dita di una mano, come ricordano anche le mitologie di Elden Ringhiana memoria, sono 5. Che ne dite di una live nella quale ascoltiamo... No, non è Singalek. Che ne dite di una live nella quale ascoltiamo e giudichiamo alcune delle demo per scegliere alcuni tra i 24 partecipanti dell'iniziativa con un misterioso quinto elemento? Non è Giuseppe Simone. Potrebbe essere un'occasione per chiedere una versione estesa. Di una certa cosa. Ok? Basta. Dopodiché, we'll see. Ok? A sto punto nella poll ci metto il nome, no. Fate una poll, ragazzi. Votate. Sto parlando ovviamente di Dario Moccia. Lo so, ragazzi, non riesco a tenermi i segreti.
Quindi cosa facciamo domenica? Eccoci qua, ascolto demo con Ospite X, live mix per Black and White con Paolo o Marvel Snap. A me vanno bene, credetemi, davvero tutte e tre le cose. Mi diverto come un pazzo in tutti e tre i casi. Starà funzionando sto cazzo di condizionatore, Dio sghilebr. Dai, dai. Marvel Snap, poverino, ha 44 voti e basta. Invece Ascolto Demo sta vincendo, ma anche Live Mix per Black and White con Paolo sta dando i suoi frutti. L'ospite Jungkook è uno dei BTS, Glitterhaven, Jungkook, mi pare. E Irene Grandi. Bravi. Emiliano Kill. È uno dei BTS, sì ragazzi, ve lo riveliamo. Il quinto elemento è uno dei BTS. Bravi. Ci avete dato. Bravi tutti. È Aristide. Bravi. Ma Marvel Snap ormai è deciso? No, allora, Marvel Snap mi piace davvero tantissimo. Marvel Snap mi ha davvero catturato. Ma perché mi immaginavo con il mio sigaro cubano? Cioè, sono partito con le carte degli eroi. Giocherò un Quicksilver. E sono finito a... Figlio di puttana, snappo. Che fai? Eh? Figlio di puttana, ho snappato. Ce le hai le palle di calare quella carta, coglione? Magari te lo lascio quel campo. Magari non ci ho messo niente. Magari Iron Man. E quindi voglio rigiocarci. Perché è veramente incredibile il mood che si crea durante quelle partite. Non so se ne è parlato, ma stanno leccando le cose sul DLC di Scarlet and Violet. Attenti online. Colgo l'occasione, giusto appunto, per menzionare questa problematica. Non dico once and for all, perché sarà impossibile. Però tocca farlo. Però tocca farlo. Amici, The Pokémon Company ha eliminato una serie di content creator dalle anteprime per DLC / nuovi giochi, in quanto ritiene che gente come noi sia responsabile della circolazione di informazioni protette da copyright. Nuovo Gillette Mach 3, più design, più performance. Lo accetto. Lo accetto. Ecco. No, perché è andato in pausa? Invece, nonostante io non abbia giocato il DLC in anteprima, tutto il DLC sta leakando in questi minuti su Twitter attraverso l'account di Cafotix, proprietario insieme ad altri soggetti del progetto PKX Project Pokémon. Di conseguenza i fan Pokémon si trovano a dover fare lo slalom ancora una volta, anche se Sidonia ai giochi in anteprima non ci sta giocando, tra varie informazioni che non vorrebbero avere, ma che si trovano costretti a dover doggiare in quanto The Pokémon Company non riesce a proteggere per l'ennesima volta la sua stessa proprietà intellettuale sui server d'aggiornamento di Pokémon Unite, credo questa volta, ma insomma è poco rilevante. Riuscirà The Pokémon Company un giorno a affrontare una release senza che il suo contenuto venga rivelato settimane e settimane prima dell'arrivo dei suddetti software sul mercato? Nessuno lo sa. Ma mi raccomando,
non inviate i giochi in anteprima a nessuno, perché sono chiaramente questo il problema. Il problema è chiaramente Milotic su Pokémon Snap. Il problema è chiaramente il cartello pubblicitario di Quaxwell nella recensione di Multiplayer. Chiaramente quello è il problema. E non i vostri sistemi di sicurezza. Bene. E quindi il leaker si chiama, per chi fosse interessato, Cafotix. È lo stesso soggetto che twitta spesso e volentieri per quanto riguarda gli update di PKX e similari. Purtroppo si tratta di una situazione che non può essere certo ricondotta a Cafotix. È un leaker, o meglio, è un hacker, è un data miner, si trova, come dire, la refurtiva, quello che fa quando si trova la refurtiva davanti, è operare. E il problema è non riuscire mai a tenere sotto controllo questa roba. Mai, 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 ragazzi. Comunque non è solo Cafotix, è anche El Chico Eevee, data miner di Unite. Esatto, è per questo che ho citato anche Pokémon Unite. Probabilmente potrebbe essere venuta fuori da Unite questa roba, dal batch di Unite. Non ne ho idea, ragazzi, vi direi delle puttanate. Però da qualche parte è venuta fuori. Ed è una cosa assurda. È una cosa davvero assurda. E più che altro comincia a diventare davvero fastidioso. Perché praticamente viene da home. Ah, ok. Figuriamoci. Sta diventando davvero fastidiosa questa situazione, perché il pubblico sta venendo privato di tutto. Come vedete non ci sono più anteprime. È sotto la luce del sole, ma non anteprime per Cydonia. Anteprime. Avete visto qualche anteprima del DLC 1? Avete visto qualche articolo nel mondo che parla di un giocato del DLC 1? Avete visto un hands-on? No. Perché The Pokémon Company è diventata paranoica e per evitare i leak non fa direttamente più provare i giochi a nessuno. Almeno i DLC. Ribadisco, è sotto la luce del sole, siamo al 31 agosto e non c'è stata nessuna anteprima del DLC 1. Per il DLC 1 di Spada e Scudo ci fu, la feci io peraltro. Eppure, adesso il pubblico non solo non può sentir parlare di un prodotto in anteprima da esperti per valutarne l'acquisto, ma non può manco star tranquillo nell'evitare spoiler perché il gioco licca lo stesso. Boh, ma secondo me ci sta a non farli provare. Come mai, Fedeba? Sono serio, non sono ironico. Come mai? Come mai pensi che ci stia a non farli provare? Qual è il vantaggio di non far provare i giochi in anteprima? Premesso che io non li avrei provati, non avrei accettato l'anteprima e mai più ne accetterò per i motivi che vi ho già spiegato. Sarei stato super contento se qualcun altro li avesse provati in anteprima e avessi potuto leggere con voi un articolo, guardare un video hands-on e commentarlo per farmi un'idea. Ci sta, ok, perché? Effetto sorpresa, questa non è una motivazione. Per non avere l'effetto sorpresa, cioè, o meglio, per avere l'effetto sorpresa basta non leggere l'articolo, che è ben più evitabile di 57 spoiler veri non controllati del gioco senza un NDA a protezione del consumatore. Quindi non lo so. Cioè, secondo te perché ci sta? Qual è il vantaggio? Ma magari mi sfugge davvero, eh? Non sto scherzando, non sono ironico, magari mi sfugge, c'è un vantaggio che non mi viene in mente sul perché il pubblico dovrebbe essere privato delle anteprime, visto che esistono per ogni altro videogioco sulla Terra. Io non ne vedo un motivo valido. Anzi. Oddio, vorrei che qualcuno mi avvisi se un gioco vale il mio tempo e lo spreco di 30 euro. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto visto quello che c'è stato. Francamente pensavo anch'io a un effetto sorpresa, ma sono pronto a ricredermi. Più che altro, conoscendo già tutto in anteprima, rovini un po' la magia della blind, ma è marginale. No, aspetta, forse stiamo parlando di cose diverse allora, raga. Ora poi allunghiamo troppo l'introduzione di Minecraft, però non stiamo dicendo che
si debba provare il gioco in anteprima e raccontare l'intero gioco alla gente con un articolo o con un video. Stiamo parlando di un hands-on, quindi anche solo la prima mezz'ora del DLC giocata e raccontata attraverso gli NDA. Quindi in realtà viene raccontato un quindicesimo di solito di quello che si prova in un'anteprima di mezz'ora ad un'anteprima videoludica istituzionale. E in quella versione di prova hai comunque la possibilità di raccontare al pubblico un po' le tue sensazioni. Quindi secondo me abbiamo perso tanto non avendo più queste cose. Era un momento fondamentale di discussione con il pubblico, con i consumatori. Tant'è vero, nero su bianco, sulla buonanima di Eurogamer, che il gioco fosse buggato, io ve lo dissi un mese prima dell'uscita, scarlatto e violetto. Nella mia anteprima c'era scritto che il gioco era buggato. Uomo avvisato, mezzo salvato. Se non ci fosse stata quella anteprima, si sarebbero scoperti i 1000.000 bug di scarlatto e violetto day one. Invece, grazie all'articolo mio e di tantissimi altri, il pubblico era consapevole che si sarebbe trovato davanti a un gioco buggato. Lo si sapeva già. Diciamo che il DLC è un contenuto di base più breve e di norma più denso di un gioco base. Provare 30 minuti di DLC che dura 5 ore è diverso a provare 30 minuti di un gioco che dura 30 ore. Vero, però in realtà, Ferdi, a tal proposito mi sembra ancora meglio provare 30 minuti di un DLC di 5 ore perché hai ancora più cognizione di causa per raccontare la sua più o meno qualità al pubblico. Provare la prima ora di Spada e Scudo paradossalmente è fuorviante, perché la prima ora di Spada e Scudo è una figata, mentre il resto del gioco è ok. Provare 30 minuti di un DLC secondo me è abbastanza capace di comunicare che cosa sia quel prodotto. Non li fanno più provare così la gente compra i giochi senza sapere dei bug. Grazie Amethyst della conversione della sub. Non voglio vederci questa teoria del complotto, Lupo Samba. Per me non è che non facciano provare i giochi perché se no la gente si rende conto che sono buggati, perché tanto il pregiudizio ormai c'è. Secondo me è davvero per una questione di tutela dai leak. Ma non serve a niente se poi non controlli che non leaki la roba da home. Vabbè, ragazzi. Va come va. Un'azienda sempre più confusa. Con mezz'ora di Xenoblade, per esempio, ti fai giusto il tutorial. No, infatti, dipende dal gioco. Però secondo me ci stava provare soprattutto il DLC, perché è un contenuto che Game Freak ha messo a fuoco a metà con la Landa Corona e per niente con l'Isola d'Armatura. Un contenuto sul quale è ancora molto molto acerba. E visto quanto è successo con Scarlatto e Violetto, io sono molto curioso di questi DLC. Nel bene e soprattutto nel male. Comunque, un disco da un amico. Prima di partire per la tua avventura a Polaretti, hai trovato un disco sull'uscio di casa di una canzone. No, potrebbe essere un'altra cosa recitata. Ho trovato un disco sull'uscio di casa, quindi a villaggio. Ok. Dunque, funziona questo coso? Questo è Ricky? Wow, sì. Questo è Ricky. Sono proprio un grande artigiano. Ah, sì, è Ricky. Allora, ricercatore, questa... È la voce ufficiale di Ricky, ragazzi. Lettera ascoltabile per... Cioè, io se penso a Ricky che parla, me lo immagino così, è assurdo. Dunque, funziona questo coso? Wow, sì. Wow! Sono cazzo, mi fa ridere. Wow! Sembra allora, Wario. Ricercatore, questa lettera ascoltabile per te. Mentre sei di nuovo in giro chissà dove, mi sono preso la libertà di studiare più da vicino quel tuo blocco sonoro che hai dentro casa, che fa risuonare quei dischetti colorati. Sì, il giradischi. Sono riuscito a costruirne una mia versione, in grado di scrivere i suoni. L'ho chiamato registratore. Registratore. Di scrivere i suoni, ok, quindi è un registratore. Forte, eh? Questa lettera ascoltabile sarà il primo collaudo della mia invenzione. Metanarrazione at its finest. Non ora, Simonetta. Sì, sì, la messa di figlio Mammon che è più tardi, poi mi faccio trovare pronto per quell'ora. Ragazzi, questo villaggio vive, ma poi vi rendete conto che cazzo di Chad questi che hanno fatto il suono ambientale di Simonetta che viene da fuori? Ora, Simonetta. Sentite. Sì, sì, la messa di figlio Mammon. C'è l'audio 3D. Poi mi faccio trovare pronto per quell'ora.
Ah, dunque finisco di lucidare un attimino il calderone qui fuori e poi vado a preparare. Sì, buongiorno signor Michele. Il ricercatore? No, non lo vedo da ieri. Si sarà infilato in quel buco viola fluorescente. Sì, a buco vuoto. Il buco viola fluorescente. È il portale. Forse è il caso di entrare in casa, così posso chiudere questo messaggio. Ok. Quindi vuole tenere segreto il registratore. Ok. La verità è che volevo dirti che sono felice. Per la prima volta, dopo mesi di giornate passate a osservare l'orizzonte, a stendere pelli che mi procuravi tra un bagno testicolare e l'altro, dopo mesi ad osservarti trafficare, sempre indaffarato a combinare qualcosa, alzarmi la mattina nel silenzio, scoprendo che eri scomparso chissà dove, per poi vederti tornare, a volte dopo giorni, altre dopo settimane. Mi sentivo combattuto, sai? Per tutto questo periodo abbiamo vissuto come vicini, ognuno con la propria vita, le proprie faccende da sbrigare, indipendenti. Ma quando te ne andavi, sentivo in un angolino di me un senso di rancore. Come fa a essere così preso dalle sue ricerche, così da solo, dritto per la sua strada, pensavo. Ma il giorno in cui mi hai portato qui Simonetta, quei pensieri sono scomparsi. Era dai tempi della scuola che non provavo queste emozioni. Laila, un po' mi manchi. È vero che c'era Laila! Oggi ho finalmente capito il significato delle tue ricerche. Non sei un egocentrico megalomane ossessionato dal sapere. La tua è una missione per il bene di tutta Crosset. Non sono più solo. Ho una vita. Ho una famiglia, ho un lavoro che torna ad avere un significato. Ho degli amici. E tu sei uno di quelli. Perciò grazie, ricercatore. E non ti aspettare altre smancerie da parte mia, eh? Sia chiaro. Dunque, per interrompere si fa così. Stupendo. Grazie. Bellissimo. Bellissimo. Ricky vive. Ricky, miglior personaggio shonen degli ultimi 10 anni. Incredibile. Hunter, mio padre. Bello, e tra l'altro, secondo me, hai migliorato l'interpretazione. Cioè, rispetto al primo messaggio, hai interpretato meglio Ricky. Bravo. Allora, vediamo... Grazie Dez Piccolo della sub. Vediamo un po' cosa c'è. Ma insomma, l'ultima puntata l'abbiamo fatta qualche giorno fa, quindi non mi aspetto grandi novità. Abbiamo il centro commerciale di Arrese. Un centro commerciale nel quale tutta Grosset faceva acquisti. Sfortunatamente fu il primo baluardo a cadere a seguito dell'invasione dei non morti. Già. E poi abbiamo, aspetta, villaggio casa attuale. Per proteggere gli abitanti di villaggio dai mostri, il ricercatore ne ha costruito a sua volta uno. Aspetta, aspetta. Molti sono i suoni di villaggio, le feste musicali in casa del ricercatore e del suo eclettico coinquilino, i versi dello zoo dentro e fuori la suddetta casa, i rumori inumani provenienti da poco lontano, i versi dei villici che popolano la città e infine i suoni delle nuove campane installate sulla vecchia dimora di Padre Mammonk. Vero. Tra l'altro, aspetta, c'è un'altra cosa nuova ancora. Ancora a lutto per la perdita di Padre Mammonk, il ricercatore si prodigò a lungo per ricostruire la comunità, narrando le sue grandi gesta, formando un nuovo padre e costruendo il pilone di Mammonk per ricordarsi della sua protezione. Poi, dicevamo, per proteggere gli abitanti di villaggio dai mostri, il ricercatore ne ha costruito a sua volta uno, una splendida, solidissima, bicromatica muraglia che ne avvolge il perimetro, fatta eccezione per un lato, sul mare, e di una casa. Dichiarata in terra di nessuno. È vero che abbiamo la casa del bidello. Bello. Archivio clip. Le proposte per il sabato sera. E che? Le proposte per il sabato sera. Senti Mike. Sai, ti dico. Metti che vogliamo fare sesso? No. No, no, Mike, 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 Mike. Metti che...
Metti che ci annoiamo una sera. Mike? Ma non è che è figlio di Mike quell'altro? Avevo dimenticato questa cosa, però poi è nato un bambino. Io ho pensato fosse figlio di Ricky, ma magari... magari è Mike. Senti, Mike. Sai, ti dico. Magari è Mike il padre, non lo sappiamo. Senti, mai. Vogliamo fare sesso? Potrebbe, eh? No, no, Mike. Metti che... perché io gli ho dato il panscopo, però sì. Poi... Mike! Guarda l'altra clip, va bene, andiamo. Grazie Nutella e pane. E buonanotte a... È diventato grande. Tra l'altro era qui da papà. No, no, non diventa anche del fabbro! No, è macellaio questo. Oddio, ha toccato il forno! Oddio, ha toccato il... Simchi 2! Simchi 2 fa la carne! Simchi 2 batte la carne, io me la batto nel letto! Bello. Salutate Carlo. Ah, momento psicopatico. Salutate Carlo. Ciao. Carlo sta per andare in un posto migliore. Cattivo, sono stato cattivo. Va bene. Ragazzi, qui abbiamo fatto, quindi metterei il pauso, anche se questa è veramente bella, questa canzone è veramente bella, è quella della città sotterranea, vero? Allora, ragazzi, è arrivato il momento della stesura dei cazzi. Ovviamente a Nether, ok. Uno, esplorare polaretti. Che comprende, aspetta. Che comprende creare un accampamento, controllare strumenti. Dobbiamo vedere quali strumenti abbiamo. Poi cibo, non mi ricordo quanto ne ho dietro, abbastanza dovrei. Le quest? La quest delle targhette, sì. Due. Targhette. C'era un'altra quest? Jeb has amazing hair. Vero. Però le targhette non so quante ne troverò a Polaretti. Ma perché ignori sempre il sottotitolo? Aspettate, eh. Del sito, dite? E i segreti della landa innevata. No, ok, forse parlate di quello del gioco. Nel caso, Jeb has amazing hair. Jeb, trattino basso, era uno dei nomi della quest. Vero? Ma non ne hai a casa ad Ego Balego? Potrei, sì, ma ora sono a... Oddio, però è vicino. Però no, ragazzi, ora bisogna stare a Polaretti, però. Se no, non potete rompicazzo che non si va a Polaretti. E poi ogni volta che siamo a Polaretti, però potresti fare questa cosa. E ora si va a Polaretti. Ora si va a Polaretti, cazzo. Ora esploriamo la cazzo merda di Polaretti. Siamo lì. Siamo lì a Polaretti e io voglio fare l'accampamento a Polaretti. The Aug si abbona, 15° mese, grazie. Io ora voglio sta a Polaretti, cazzo. Poi dopo si va, si torna indietro, ci si fa un seghino, si piscia a mare, si piscia anche contro vento volendo, per vedere un po' che cosa succede a seconda della forza delle correnti. Però ora siamo a Polaretti, esploriamo Polaretti, va bene? Ci può sta? Bene. Comunque, due ho messo targhette. Però secondo me
Questa live esplorativa, anche solo per l'esplorazione, porterà via la maggior parte del tempo, perché dovremo a un certo punto, con i nuovi oggetti trovati in un nuovo bioma, fare esperimenti. Quindi sarà un po' una live la cui scaletta verrà costruita in corso d'opera, secondo me. Se dovesse consumarsi l'esplorazione di Polaretti in poco tempo, perché oh, magari non c'è niente, vero, bravo Loxren, uccidere demoni neri. Dicevo, 4, andiamo a Heineken. Quindi, vi ripeto, 1, esplorare. Dobbiamo creare un accampamento, vedere quali oggetti abbiamo, capire se c'è bisogno di cibo, e buona. Cacca addosso già fatta prima di venire in live. Poi, le targhette lasciamo perdere. Abbiamo uccidere demone nero se lo troviamo, ma ovviamente non può essere messo in scaletta. E poi ritorno al Monte Heineken qualora non ci sia niente a Polaretti. Io non posso sapere se Polaretti è piena di cose nuove e incredibili o se è terra di niente. D'accordo? Pesca ogni tanto. Me lo metto a latere perché mi sono portato la canna. Fare esperimenti sia con le perle che con gli eyes. Eh sì, per forza. Ti sei dimenticato di leggere il nome del demone nero quando ti ha ucciso. Si chiamava Ender. Non l'abbiamo chiamato demone Ender perché aveva l'occhio di Ender. No, perla di Ender. Ok, quindi ancora mi manca il nome. Non è Ender, non è il nome? Ha un nome diverso. Non me lo dite allora. Allora ci faccio attenzione la prossima volta che mi uccide. Mi faccio uccidere apposta, magari. Sì, lo ha letto. Hai letto e hai dedotto. Ho letto e ho dedotto. Io ricordo che la perla si chiama la perla di Ender. E quindi lo abbiamo chiamato Demon Ender. Manca un pezzo? È una parte del nome, ho capito bene? Basta vedere in chat quando loghi, va bene. Ragazzi, allora vi nascondo e vado. L'occhio come si chiamava? La perla è la perla di Ender e l'occhio era occhio di Ender? Occhio di Ender. Ok. Grazie Thomas della sub. Va bene, grazie. Ragazzi, vi saluto. Va bene? Ci vediamo all'interno del buristo. Bene, o sì. Vai. Vado, Reghez. Palle in culo. Ah no. La vita mi ha privato di questo momento. Ma non succederà di nuovo. Dicevamo, Polaretti, terra di nessuno, landa di Re Vlasta, luogo nel quale le barche non passano. Si slitta, però è notte, non mi conviene star qui all'aperto. Forse potrei fare una dormita a casa e poi arrivare con il giorno. Quello che cos'è?
È uno zombie e basta? Mi conviene, secondo me... Cristo. Mi conviene farmi una dormita. La casina vecchia. Chance. Figlio di puttana è subito fuori casa mia? Penso mi abbia visto, aveva la bocca aperta. Sì, mi ha decisamente visto. Cazzo. Ancora qua. Secreto d'or! Non ha droppato niente, però. Aspetta, il log che dice? Niente. Forse la chat non è il log. Ma come funziona? Vabbè, sti cazzi, me lo direte poi. Bene, buongiorno a tutti, belli e brutti, ma brutti non ce ne sono. Si vede molto meglio ora. Terremo questa canzone fino alla prima notte spesa qui. Cacciatore con felpato passo. Oddio. Cosa mangi, bello? Le mangi le patate? No, mangia il pesce. Aspetta, aspetta, voglio fare amicizia con te. Aspetta qua. Aspetta qua. Ti prendo del cibo, bello.
ha dei brutti rumori. Ma non si trova niente in queste ghiacciate acque. Non c'è nulla, raga. Lui è incazzato nero. Eccolo! Cosa ho pescato? Non ho visto. Che cazzo ho pescato, ragazzi? Un pisello? Cosa ho pescato? Mi è sfuggito. Che cazzo ho pescato? Probabilmente questa. O forse ho ammazzato un ragno prima? Beh, non so. Stai buono, bello. Comunque si può pescare, però secondo me c'è meno probabilità di beccare qualcosa di figo. E qualcosa in generale nelle acque ghiacciate. Eccolo. Ok, è un pesce pescio. E lo mangi il merluzzo? Se lo vuoi cotto? Lo vuoi cotto? Ce l'ho il Cabons, aspetta. Aspetta, bello, aspetta. Ce l'ho il Cabons. Ecco a te. Lo mangi cotto? Ti piace cotto? Ma in teoria un orso non dovrebbe saper cucinare. Ehi, bello. No, non vuole mangiarlo neanche cotto. Vuoi mangiare qualcosa? Ehi. Lo mangerò. Guarda, guarda, non è velenoso, lo posso mangiare, è buono. No, no, ho aperto il cancello. Bene. Costruiremo qui casa. Quindi lui sarà il nostro animale domestico. E com'è che avevamo fatto il pavimento? Non mi ricordo. Non mi ricordo come cazzo avevamo fatto il pavimento. Così? No, questa è la botola. Così, ecco, così. Così avevamo fatto. No, questa è pedana a pressione. No, non voglio la pedana a pressione, no. Eccola, lastra di quercia. Così l'avevamo fatta? Oddio. Non mi ricordo con cosa abbiamo fatto la pavimentazione. Sì, così. Ok. Questo è il pavimento di casa, eh? Una casa minuta ci basta. Ok, dobbiamo fare ancora qualche pavimentazio. Pipo pipo, vai. Oddio, possiamo farla anche meno minuta di così allora. Ce ne sono venute fuori 30. Tanto gli alberi sono vicini se vogliamo ritagliare. Ma possiamo farla più grande? Possiamo farla più grande la nostra casetta in Canada. Una casa molto lunga però così. Eccoci. Un po' troppo, mi sa. Ragazzi, ora non riusciamo a riempire tutta la casa col pavimento. Un po' troppo. Un pochino tanto troppo. Vabbè, non è un problema, perché noi abbiamo un'ascia. Quindi possiamo reintegrare il pavimento perso altrove. Ecco qua, guardate un po'. Che opera d'arte. Aspetta un secondo, orsetto. Ma perché con la torcia? Ok. Ok. Vai. Ci siamo, eh? Va là. Uno, due. Vediamo se siamo fortunati. E riesce a venire pari, ragazzi. Ragazzi, mamma mia, incredibile. Bene. E questa è la pavimentazione. Dopodiché facciamo una... No, ho perso tutto il mio pisello. Un attimo solo, scusate. Stai buono, bello.
Bene, 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 bene. Dobbiamo distruggere tutto perché dobbiamo fare spazio al muro vero. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto ragazzi, direi. Direi perfetto, sinceramente. Una casa così bella raramente l'ho fatta, secondo me. Ho sprecato uno. Benissimo, guardate un po'. Guardate che... Però forse è troppo bassa così, eh? Un attimino più alta, secondo me. Però intanto facciamo perimetralmente. Stai buono tu. Dobbiamo farci anche una porta, però, magari. Quindi qui dobbiamo tenere... È bella decentrata, così la porta come piace a noi. E poi si vede, eh? Però era una casa senza porta, ma ci sta. Bene. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ecco qua, vai, vai. Buono, buono, buono. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Bada là che roba. Madonna, ragazzi, di gusto sta casa, eh. Secondo me è di gusto. Ma ho già finito tutto? E come fa ora? Perché non mi trovo mai con le misure? Ma qui finisco tutto se continua così, eh. Vabbè, per ora... Come mai secondo voi il letto è sospeso? Però bello. Come mai secondo voi fa così? Forse per le proprietà gravitazionali di questo posto? Vabbè, a sto punto tipo... Il tetto lo facciamo partire comunque da qua? Come facciamo? Dobbiamo... Con le proprietà elastiche non riesco a saltare? Incredibile, ragazzi. È un muro antisalto questo. È buono per la protezione, insomma, no? Però... Still, noi così dobbiamo fare il tetto, no? Qui per ora facciamo un tetto parziale, ragazzi. Un tetto parziale, ecco. Lavori in corso. Tetto parziale. Lo potevo mettere però sul letto, Dio Madonna. Un tetto parziale, ragazzi. Questo è un tetto parziale. Comunque noi, mettendo delle torce... Ma se metto una torcia qui si scioglie tutto? Oddio, sì. Ok. Un tetto parziale, ci sta. Illuminiamo comunque qua. Però facciamolo con del criterio. Quindi facciamo qui, qui. E così nel mezzo, bello, bello, pregevole. E qui abbiamo il nostro orso domestico che non ci sta attaccando e dobbiamo rimuovere la musica di sottofondo. Allora, ragazzi, secondo me un'altra cosa di pregio che potremmo fare... Oddio, ma lì c'è il sottosuolo. Un'altra cosa di pregio che potremmo fare è questa cosa qua. Per lavarsi i piedi la mattina. Cioè noi in questo modo possiamo comunque avere subito un pediluvio rapido con temperatura controllata, perché sennò dove mi lavo? Cioè, qui l'acqua è ghiaccia, sto male. Invece, secondo me, qui tu scendi dal letto la mattina, buongiorno, pediluvio un attimo, metti i piedi a mollo e poi, diciamocelo, se no dove caco? Tanto è comunque protetto perché c'è il ghiaccio sotto, quindi non è che possono venire le bestie. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta.
Allora, dobbiamo andare un attimo a intagliare altra legna momentaneamente per finire la casa. E la casa è importante perché se no come facciamo a esplorare? Però, scusatemi un secondo, ma se io avevo una casa qui, come mai l'ho costruita qui? Cioè non è stato molto intelligente, sono stato istintivo perché vedendo l'orso volevo avere un animale domestico e una casa accanto all'animale domestico, però non è stata la scelta più survivalist della storia farsi una casa a 10 metri da un'altra casa. Vabbè, ci sta perché comunque, guardate quanto ci si mette. Lunga, guarda, poi ti... No, è lunga, abbiamo fatto bene. No, abbiamo fatto bene. Guardate quanto è lunga. Poi qui ti possono prendere i nemici, la notte devi navigare coi follonichesi, la gente che ti spara... No, si è fatto bene. No, secondo me si è fatto bene. Col senno di poi si è fatto bene. Ma vi rendete conto di quanto è intelligente questo poi, se con il suo senno si fanno tutte le cose giuste? Vediamo se c'ho della legna qua prima di andare a tagliare l'albero. Vada là, c'ho intanto delle scale pregevoli e le prendo. C'ho anche del pietrisco di chiusura, sinceramente me lo prendo. Tronco di betulla. Pietrisco qui godevole. C'ho anche delle lastre di abete, un utilizzo glielo posso trovare sinceramente, non ho problemi a trovarglielo. C'è un salmone, potremmo vedere se mangi salmone il ragazzo. E qui posso fare la porta di cazzo volendo? Qui c'è dentro. No, non c'è niente. Posso fare la porta con loro? Sì, secondo me sì. Eccola qua. Oh, bello! Perfetto. Direi che è tutto molto pregevole. Però forse due alberi ci conviene tagliarli comunque. Secondo me. Perché se no poi se ci serve dell'altra legna che si fa? No, facciamo un attimo i boscaioli. Facciamo un attimo i boscaioli, un secondino, dai. Bene. Vada là. Quanto buon legno. È buono, eh? Ecco qua. Taglia la legna. Perfetto, la sto comunque gestendo bene sta situazione, guardate, stiamo facendo tutto il necessario per trovarci bene, perché uno si deve sapere organizzare le giornate, questo è quello che ti insegna questo gioco, cioè tu devi sapere che devi avere tutto il necessario per fare le tue cose, sennò poi ti trovi male, questo non va bene, noi ci vogliamo trovare bene. Posso prendere della lava secondo voi? E vedere come interagisce con il ghiaccio. Cioè, distruggo l'ecosistema. Dov'era la lava? Era qui vicino? Vorrei prendere della lava. No, forse è troppo lontana. Cosa succede se faccio lava più ghiaccio? Cioè, lava più acqua ossidiana, lava più ghiaccio... Pietra prismatica, secondo me, all'incirca. Però non trovo lava. Niente, vabbè, non importa. Tartarughe cosa mangiano? Patate? Pollo? Piume? Rampicanti? Salmone? No, niente. Queste tartarughe non mangiano il mio cibo. La dieta di una tartaruga, scherzi a parte, è data da...
Come cazzo si sfamano le tartarughe domestiche? Con qualcosa di vegetale, secondo me. Erano i mangime, tipo i pesci. Le lattughe. Le lattughe forse mangiavano le tartarughe. I miei nonni a Roma avevano delle tartarughe, però non mi ricordo cosa gli davano a mangiare. Forse piscio. Dov'è casa mia? Qua. Di qua? Oh no. Dov'è casa mia, ragazzi? Che sta in casino, eh? Come fa a trovare casa mia qua? Casa tra i ghiacci. Allora, grazie ai signori del sito che hanno aggiornato. Grazie, senza di voi non ce l'avremmo fatta, eh. Grazie. Non l'avrei trovata mai. Grazie mille. Allora, qui si mette una bella porta di... No, ci si mette prima lo scaleo. La porta la mettiamo alta. La porta si mette alta qui, secondo me. Si può mettere sulla scala la porta? Come no? Perché non posso? E se ci metto il sovrabete? O funziona? No. Ecco. Adesso sì. Che non posso mettere sta porta da nessuna parte. Dios, Diboz. Ma perché? Perché qui sì? Come mai qui sì, ragazzi, secondo voi? Questa cosa non torna. Perché non posso mettere la porta dove voglio? Vabbè, aspetta, allora. Capiamo un attimo. Se io invece faccio così, ti va bene? Ok, così lo accetti. Va bene, però così il problema è che poi io entro e c'è un Disney. E io qui muoio poi. Quindi devo metterci le scale qua. Se io qui ci metto le scale, top di gamma. Allora, il problema a questo punto è che il pavimento è di un livello. L'ingresso intanto lo facciamo diverso, con un legno diverso. Faccio un attimo la dormita, raga, un secondo. È che dobbiamo alzare la porta, è normale, no? Cioè si capisce subito sta cosa, non è che l'ho capita ora. Allora, dobbiamo alzare la porta. Dobbiamo alzare la porta, mi sembra naturale, no? Ci voleva un genio, del resto. Ci voleva un genio a capirlo. Noi alziamo la porta e la facciamo qua. Ecco qua. E quindi è una casa con salto, praticamente. E noi ci buttiamo a pesce. Casa con salto. È perché devi entrare un po' nell'ottica del pesce, no? Del pesce casa con salto. Aspetta, aspetta, guarda un po'. Casa senza salto adesso. No? Si facesse senza un palchino. Aspetta, 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 aspetta. Ce l'ho. Non ho capito perché sto letto sta in aria, però, questa cosa proprio non mi è chiara. Scusa un secondo, frate, devo fare un attimo una cosa. Sì, devo fare il tetto, dammi un secondo. È
Qui senza il tettuccio di lato. No, porca troia. Bello, bello. Anche bicolor ci sta. Porco. Multifase, ecco, multifase. Si dice quando le cose sono con più colori. Che hanno più fasi del resto. Però, insomma, si sa solo se hai studiato. Aspetta, aspetta, ce l'ho un'idea. Aspetta, 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 aspetta. Allora, questo è bello perché praticamente ti fai il bagnetto con la pressione. Oddio, muoio? Cioè, che succede? Lui mi spinge giù? Così? Ma sono bloccato qui per sempre? Eh sì. Cioè, se adesso non rompo questo... Ah no, devo stare accovacciato, bello però. Cioè puoi uscire solo da accovacciato così. Bello, bello, ci sta. Allora, questo va bene. Questo lo lasciamo così, è tipo il camino. Avete presente i camini che cadono dal soffitto? Questo qua. Secondo me benissimo, ma manca ancora una cosa. Ma ora la facciamo. Ora la facciamo un attimo. Però ho fame. Intanto aspettate un secondo che qui sennò ci riempiamo tutto il pisello alla svelta e a noi non piace riempirci il pisello. Mettiamo il... Come mai è tutto sollevato per aria? Perché? Forse il muro ha delle proprietà elastiche? Non lo so, ma per ora metto tutto qua. Queste le possiamo anche tenere volendo. Allora, come mai non gli piace sta a terra la roba? Cioè, se io fo... Ragazzi, è un sortilegio, come mai? Cioè, sulle lastre non puoi mettere sopra la roba? È questo il punto? Perché? Ma casa mia non è fatta di lastre di là? E di che cazzo è fatta? Un mistero questo. Non era fatta di lastre l'altra casa? Interessante come situazione. Quindi non era fatta di lastre. Va bene, ma lo accetto. Abbiamo scoperto questa cosa. Allora, quello che io volevo fare è questo. No, è questo. Sì. Poi questo, ecco, sì, perfetto. Perfetto, perfetto. Ecco, ecco, sì, sì, sì. Aspetta, Ecco. No, no, c'è un problema progettuale così. Mi raggiungo il suo palchino adesso. Vabbè, allora si fa tipo platform, secondo me. Ma questa botola cosa fa? Sta per aria se la metto qui? E mi solleva? Per le proprietà fisiche? Che fa? Ah no, mi fa scendere, giustamente perché esiste la forza di gravità. E non fa una piega questa cosa. Allora no, però secondo me dobbiamo trovare il modo di capire. Se noi facciamo il platform, la platform experience a questo punto, cioè io lo metto qua. E no, non mi basta. Fa il muro più alto. Fa il muro più alto. Però se io facessi il muro più alto, no?
facciamo un esperimento, facciamo un esperimento. Perché stiamo imparando a costruire le cose, no? Alla 90esima puntata. Quindi, se io facessi questo tetto più alto di uno, no? Solo qui, ovviamente, solo qui, così esteticamente più pleasant. E poi facessi questo, no? Poi tornassi qua. Giustamente. Va bene. Io poi cosa fo? L'esperienza platform qui? Con salto. Però poi ci posso mettere scala qui? Cioè, se io qui metto una scala, funziona? No, non la volevo mettere qua. Se la metto qua. Aspetta, ce l'ho. Ce l'ho qui. Ecco qua. Allora no, tocca farlo più grosso. Qui devo poter saltare, ecco. E ora che mi invento? Però vado qua così. C'è comunque un problema di progettazione, dovuto al fatto che ci sono troppe poche botole. Non è quello che volevo. Aspettate un attimo. Allora, ok. Io fo così, ma per fare così ho bisogno di una botola che sia... Aspetta, ce l'ho. Io devo mettere qui accanto un'altra. Perfetto. Al che io sono in casa, ok? Simuliamo una situazione. Io sono in casa. Però devo chiudere qua. Aspetta. Forse con una terza botola posso risolvere la situazione. Forse con una terza botola io risolvo la situazione. È questo il punto. Cioè, ragazzo, sto facendo. Allora, datemi un secondo. Ecco, io faccio così, no? Adesso. E faccio questo. Prendo altre due botole. Benissimo. Con una terza botola io creo un sistema di botole fatto apposta per i soppalchi. Del resto si fanno così anche nel mondo vero. Allora, okay, io adesso salto sulla scala. Fantastico. E posiziono l'ultima botola. Non vorrei che si aprisse così, però. No, non voglio che si apra in questa direzione. Voglio che si apra in un'altra direzione. Voglio dire se si può fare quello che voglio fare, amici. Lo so, Allora, datemi un secondo. Allora, deve essere messa qui. L'ho messa. Oddio, dove ho messa sta botola? Ok, così, la voglio così, ma qui. Ah, però non si può avere perché è attaccata probabilmente a questo cubo. Perché di qua? Ma mettila di qua, no? Ma falla andare dall'altra parte, Dizdov. E se la piazzo sì? Da questa direzione cambia qualcosa? Così? Godo. È fatta, ragazzi, è fatta. Adesso dormo, ma ho fatto il sistema di botole. Vai a dormire. Che vuol dire? Puoi dormire solo di notte. Probabilmente non è ancora notte. Vabbè. Questa... Vabbè. No, questa no. In realtà ci sta questa botola. Io apro qua. Posso saltare? Se le apro tutte? Sì, vedi? Posso fare... Ho fatto il soppalchino, perfetto. Fantastico, a posto, ha funzionato. Questa è bella, alla fin fine. Che comunque è di protezione. Cioè, non puoi saltare così. Questo di troppo. Ma in realtà anche questa è ridondante, raga. Cioè, secondo me non dobbiamo... Ecco, noi si fa così adesso. Ecco, vedi? Tu apri tutte e tre le botole e poi salta a quel punto, vedi? Esci fuori, sul palchino. Poi chiudi e se ti rompi il cazzo entri da qua, vedi? Entri da qua, non fai neanche il giro, bello. Pregevole, tra l'altro. Perfetto, abbiamo fatto anche il soppalco, eh. Prendo danno perché è troppo basso? Va bene, non c'è problemi. Si alza di uno, eh. Questa si alza di uno, non c'è problema, non c'è grosso problema.
Salsa di uno qua. Solo qua però, ovviamente, per mantenere una coerenza estetica. Solo qua, eh? Perfetto. E qui sopra mi pare che manchi del tetto, vero? Questo è brutto. Questo è un errore da dilettanti, però, eh? Saidonia. Sta cosa che ho fatto un po' incauta. Ecco qua. Perfetto. Ah, no, c'è un buco qua. Questo secondo me adesso è un po' antiestetico col senno di poi. Ecco, secondo me così è il suo. E forse potremmo togliere anche questi. Questi ridondano. Ridondano proprio. Qui che fai te? Posto. Oddio, sono castrato, ragazzi. Ok. Adesso perfetto, perché tu fai il platforming, però aspetta, però questo non serve più, no? Oddio, sì, perché sennò poi il sistema di botole di nuovo è scoperto. No. A meno che non metto un'altra botola ancora. E lì magari una finestra. No, sto scherzando, ragazzi, mi sto burlando di voi. No, il platforming sta qua, così fai, apri tutte e tre le botole, un attimino vieni spinto giù, ma solo temporaneamente, tiri tutto su, chiudi, ok, però l'utilità di questa cosa qual è? Cioè, ok, uno arriva qua su e che fa? Guarda dall'alto, questo è lo spot per il cannocchiale, vedi? Ci facciamo la scala ad celum. E guarda un po', facciamo un check. Mamma osa e papà oso. Lui dentro un bengala. Non c'è un cazzo. Non c'è niente. Andiamo in esplorazione. Ora che possiamo. Però entro un attimo in casa mia, scusate. E andiamo a depositare tutto il materiale extra, non necessario. Ci portiamo dietro il canna. Via questo, via la botola. Via il tronco, i legnetti ce li portiamo dietro, l'acciaio me ne porto giusto un treino di scorta, sinceramente. Per un Pickens, il guinzo lo porto, scale non servono, questo non serve, questo lo mergiamo, questo serve, torcia, il rampicante non credo serva. Armatura tutto a posto? Armatura tutta a posto. Va bene, andiamo in esplorazione, giorno 1. La temperatura è di meno 15 gradi, raga. Oddio, ma questo pertugio segreto? A cosa conduce? Niente. Oddio. Una sbrettata d'acqua. Ma qui l'acqua fa male? No. Per qualche motivo il mio corpo sopporta temperature ghiacciate. Bisognerebbe un po' guardare anche il sottocazzo. Non sembra esserci niente. Cabons. Oddio.
Era glaciale questa cosa, non me ne sono accorto. Gli orsi comunque sono pacifici. Oddio! Un mercante in mezzo al mare. Salve, buon uomo. Lei non vende un cazzo di niente. Arrivederci. Messaggio in codice, forse. Queste lande sono completamente vuote. Non c'è assolutamente nulla, solo orsi. Ancora e ancora. Orsi dappertutto. Una distesa orsina. Non ci sono... Sono ostili? Oddio. 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 Oddio, sono ostili! Godo. Mi dispiace, piccolo. È per la scienza. Va bene, questo è il ring ursino? Eh? Devo diventare così il re degli orsi? Guardatemi! Ha droppato un pesce. Ma ora tutti gli orsi ce l'hanno con me? Perché si sono arrabbiati con me loro? Perché mi avvicino troppo. Ragazzi, non c'è nulla a Polaretti. È una landa di niente. E neanche a dire che mi metto a scavare il ghiaccio. Che cazzo ci trovo dentro? Non è mica una montagna. Ragazzi, ho aspettato tutto questo tempo per niente. Non c'è niente. Polaretti è vuota. È mai esistito Revlasta? Perché c'è un appezzamento? Che cos'è? Perché lì c'è l'erba? Perché lì non c'è il ghiaccio? Ah, perché è una roba che cresce da sotto. Un po' strano. Lì invece? Che cos'è quello? Oh merda. 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 Come esco da casa mia senza un piccone? Ok, tutto a posto.
andiamo a recuperare la roba che sarà adesso mille seghe sotto i mari. Però forse mi conviene dormire prima. No, perché passa troppo tempo poi. Come faccio a sapere? Entropia, grazie delle Oddio. Oddio, ragazzi. Grazie delle 50 sub in regalo, Entropia. Cristo. Come faccio a ritrovare la roba? Ok, c'era il mercante. Poi c'era la terra di nessuno. Devo ritrovare la terra. Purtroppo, raga, non posso dormire adesso. Devo trovare in fretta e in furia tutto, dai. Grazie GB Arlo. Grazie Entropia, 50 sub fuori di melone. Fuori di melone, grazie. Non neanche il mio cannocchiale. Eppure ero sicuro di essere vicino a dove cazzo mi ero buttato. Però vedi, sono queste... Cazzille, non sono abituato al ghiaccio, non capisco dove si risalga. Vabbè, in ogni caso è lì, mi sembra. Musica drammatica. Non passare vicino agli orsi. Ecco, c'era lo ziggurat pieno di cazzi là. Non dovremmo essere tanto lontani. Non me lo ricorderò mai. Non ho visto le coordinate. E un'altra volta mori muoio. Non capisco. Dove cazzo risalgo? Ok, da qua. E chi se lo ricorda? Se non ritrovo la parte con l'erba, non ritroverò mai sto pezzo. Beh. Perso così un piccone e una spada? Oltre al cannocchiale. E questa è tutta inesperienza di questo cazzo di posto di merda. Secondo me ancora un po' di tempo ce l'ho, ma non mi ricordo assolutamente dov'era. Non capisco, qual è la parte in cui puoi risalire? Ok, questa. Vediamo un po'. Ma no, ma sto andando troppo in là. Oddio, qua ci sono gli scheletri. Non capisco dov'è. Forse più indietro. Oddio, quelli sono demoni neri. Ok, aspetta, ho trovato il posto. È questo. È questo. Non so quanto ci ho messo, ma è questo. È chiaramente questo. Ero qui. E sono morto poco più sotto qua. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dove sono morto? Non mi ricordo. Ora attenzione a non crepare. Oh, aspetta, lo vedo, è qui. Perfetto. Un po' di roba c'è. Ma è, può essere caduta giù? Ah no, ok, aspetta, 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 sta tutto qua. Ok. L'armatura. Ok, l'esperienza, i cazzi, i culi, perfetto, il piccone l'ho ripreso, cannocchio, la spada, no però, dai. Okay. Penso di aver ripreso praticamente tutto, ne mangio una patana. Ora ho capito come si vede più o meno. Godo parecchio, godo parecchio. Oh, i piedi. Godo parecchio. Aspetta, c'era anche un'ascia. I lingotti di sborra. Le torce. E basta? Non c'era altro? Sembra esserci altro. Andiamo a dormire. Va bene, sì. Andiamo via, andiamo. Merda. Oddio. Potremmo ingaggiare come dei fighi. Manca l'elmo? L'elmo non l'ho ripreso.
Potremmo fare dell'engagement sui social. Oh no. In acqua è impossibile lottarci. Godo. Non sai nuotare, coglione? Godo. Ah, ma lo sto colpendo con un bastone. Non ero accorto. Ho visto qualcosa di... Oh, noi follonichesi no. Vorrei attirare la sua attenzione, ma non prima di aver obliterato lui. Ho visto il creeper e peraltro sono senza scudo. Buono. Ah, ok, ma è uno di quei coglioni. Dov'è l'arciero? Eccolo. Buono. Tipo, popo, godo. Perfetto. Sì. Godo. Ce n'è un altro? No. Ora, demone. Demone. Dove sei, demonuccio? Dai, non fare il difficile. No. Ok, sì. Ti arrabbiato. Oddio. Battere, voglio. No! Non l'orso. Allora combatterò anche gli orsi, se serve. Quaglia! Quaglia! Sono come Marth. E cazzo però sto orso di merda. Dai, lasciami stare. Quaglia! È troppa qualcosa, vaffanculo. Questo è un ringursino? E andiamo. Andiamo, orsi. Andiamo, su. Su, orsacchiotto, su. Cosa fai? Mi mostri il culo in segno di sottomissione? Eh? Eh? Guarda, guarda, guarda. Sto tabergando piuttosto veloce. Ti reclamo come mio, andiamo. Dov'è casa mia? Non lo so. Ti reclamo come mio, andiamo. Lo so, ho tibeggato i tuoi genitori. Ma tu non meriti di fare la loro stessa fine. Tu sei un orso in gamba, vieni con me. Salta, se vuoi, salva la vita. Bravo. Andiamo, andiamo. Batman. Dove cazzo è casa mia? Grazie Akira della sub. Credo che casa mia sia molto lontana. No, non è vero. Vieni, vieni, Batman. Non so dove sia casa mia, ma ti ci porterò presto. Servirebbero delle torce di orientamento, ma qui si scioglie tutto. Come faccio a ritrovare casa mia? No, lasciatemi stare. No, ho perso il bambino. No, ok, non ce l'ho.
Oddio! Che? Che è successo? Affaticamento? Che cos'è? Cosa vuol dire? Che vuol dire? C'è un cucchiaio! Che è successo? Che m'hanno fatto? Una maledizione! Oddio! C'è un fattucchiere! Cosa sta succedendo? C'è qualcuno che mi fa le spell! No, scusa! Batman! Oddio, che cos'è? Lasciami stare, c'è un nemico strano che fa le magie da sott'acqua! È un Crackers! Lasciatemi stare. Oddio! Cos'è? Mi sta rubando l'energia vitale guardandomi. È un occhio. Lo uccidiamo. No, 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 no. Non devo farmi vedere. No, 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 se mi guarda mi uccide, vero? No, 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 no. Non devo farmi guardare. Non so dove è casa mia, tra l'altro. Quanti sono? Più di uno, mi sa. Sono tantissimi. Non è uno solo. Ma quello che cos'è? Ma ragazzi. No, 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 no. 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 Oh, che succede? Mi tiene fermo. No. C'è qualcosa lì sotto. Sott'acqua c'è qualcosa. Allora, loro ti possono immobilizzare. Sono tipo Medusa. Sono Gorgoni. E il demone Gorgone è quello. Io però non ho un arco. Vorrei battere questi nemici, vedere se hanno drop. Vieni qua, bastardo. Mostardo. Ma quanta vita. Ok, godo. Cosa ha droppato? Scheggia di prismarino. Ok. Prismarino. Scheggia di prismarino. Con la quale è possibile fare un blocco. Credo un blocco di quella roba che ho visto sott'acqua. Sott'acqua c'è qualcosa lì. Devo segnarmi le coordinate. Ehi, Batman, sei un orso fedele, lo sai? Ti sei preso una spadata. Eppure. Cos'è quella struttura? Basta! Cristo. Sì, fanno anche danno dopo un tot che ti guardano. Devo osservare. Ma che cos'è? Oddio, ancora! 695, 63, meno 965. Cosa? Forse il castello di Revlasta. E loro sono spermatici come nemici. Devo tornare a casa. Devo farmi un elmo. Basta. Dov'è casa mia? Come faccio a trovare casa mia? Devo ricordarmi le coordinate. Lasciatemi stare. Allora, la spiaggia
è di qua. La spiaggia è di qua. Quindi in teoria casa mia è qua vicino. La spiaggia è quella, no? O sto andando dall'altra parte? No, non è questa la spiaggia. Oh Cristo, oh Cristo. Sei un orso fedele, bravo. Allora, impossibile trovare casa, ragazzi. È tutta uguale. Io già non mi oriento. Non c'è nessun punto di riferimento. Cazzo è casa mia. Dai, Batman. Andiamo. Ok, quello me lo ricordo. Still. Allora, casa mia è tipo a 800. Se devo andare verso di qua. Secondo me devo andare verso di qua per casa. Vieni, vieni, Batman. Secondo me devo andare verso di qua. Ok, lì c'è il cazzo sburricchio. Quindi in teoria è verso di... Sì, perché lì vedevo la piramide delle nevi, quindi dovrebbe essere qui. No, 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 ok. È da qui. È da qui, Batman, andiamo di qua. Secondo me. Ma la barca? L'ho lasciata a casa? Confusa la situazione qui. Secondo me ci stiamo avvicinando. Cazzo è casa mia? È infinito questo bioma di merda! Ma che cazzo ci trovate di speciale in questo posto del cazzo? 4 mesi a dimmi di venire qui, non c'è niente! Cristo, dove cazzo è casa mia? No, ok, Batman, ci sei? Bella. Non preoccuparti, Batman. Possiamo farcela. No, eh. Ragazzi, non finisce. Cioè, non finisce più questa cosa. È tipo Super Mario 64 quando non hai preso tutte le stelline. Cioè ci sarà per sempre questo bioma. Ragazzi, ma io non ho fatto tutta questa strada, Gesù Cristo. È cresciuto Batman. È diventato Bat Adult. Che cosa cazzo è questo? Oddio, ma è una barca. Ok, allora 1034-63. Fratello, io devo trovare casa però. E non è per niente qui. Dove cazzo è casa mia? Vabbè, aspetta un attimo, bello. Stai qua. Devo controllare le cose.
Non dormirò mai più, oh mio Dio. Ok, allora, però qui devo scavare sott'acqua, come faccio? No, cazzo, è notte, ragazzi, io devo dormire. Io devo dormire. Oh mio Dio. Non c'è niente. Cazzo. E come faccio a trovare i tesori qua? Che sta succedendo? Grande. Bat Adult ha ucciso. Bat Adult ha ucciso un cazzo. Bravissimo. Sì. Allora, io ho due problemi. Come faccio a scavare una nave sott'acqua? Non posso. Perché ci vuole un casino. Posso fare questo? Ci vuole comunque un anno della mia vita. Per niente. Ma magari si trovano i tesori anche senza distruggerla? Sì, godo. Sono stronzo. Oh, ma che cazzo? Dai, ma che porco! 1049,59, non so che cazzo stia succedendo, raga. Non mi faceva più passare. 1049,59, almeno so dove sono. Ok. 519,64. 1059,69, andiamo. 1049 o 1059? Vabbè, comunque. Cristo. Non guardo mai. Non ho mai giocato in acqua. Mai. Mai giocato in acqua. Che bella sta musica. Che bella. Dicevo, non ho mai giocato in acqua e il mio occhio non è abituato a guardare l'ossigeno. Quindi 500 è la casa. E 1049 è sto cazzo di reletto. Non ho dormito perché sono un coglione. Però aspetta, ho guardato l'altezza, sono un deficiente. 1049 e boh, vabbè, vedrò. Si vedrà. Ora devo capire come passare di lì, non ho capito come cazzo sono passato e poi non riuscivo a passare indietro. C'era il tesoro dei tesori. Qui arrivarci ci arriviamo molto più semplicemente perché c'è un punto di riferimento e una coordinata, però... Cosa mi sa che la musica... Madonna che bella. Giriamo di qua, va. Quasi. Cazzo, quindi stavo andando da se non fossi morto sarei andato tipo in un altro pianeta. Ok, ora stiamo cominciando a fare un po' di occhio all'ossigeno. Queste morti brutali devono servire a educarmi. Ok. Oh, vediamo una volta che arriviamo a 1000. Tanto finché non ci avviciniamo troppo alla barca, in teoria non dovrebbero. Ok, questo coso me lo ricordo, credo. Finché non ci avviciniamo alla barca... No, aspetta. Non dovrebbero caricare gli strumenti e quindi non dovrebbe partire il timer. Mo. Ok. Ora è il momento di aguzzare la vista, perché la X è giusta. La Y ovviamente sono un imbecille e non ho potuto fare a meno di non guardarla. Essendo convinto che fosse quella
subito dopo. O meglio, la Z, la Y è proprio quella che guardo. Però non serve a un cazzo adesso. Vediamo. Di qua. No, non si può salire. Non stavo di nuovo. Oh, che culo. Che culo, ragazzi. Che cerchiamo semplicemente mo' di capire. Non stavo di nuovo guardando l'ossigeno. Cerchiamo di capire come cazzo sono morto. Allora, sono entrato qui. Ah, ok, ok, tanto va tutto quasi a galla. Quindi questo è ottimo. Ok, mamma. Sto prendendo tutto. No, non ho preso un cazzo. Però prima di rimanerci stronzi. Ok, vabbè, è tutto qua. Sì. Io spero di non morire, raga, perché io non so come. Boh, ora ci passa. Batte la pesca. Manca il piccone diamantino. Ehi, scendi. Ok. Control, si scende. Ok. Eccolo, ecco, sì, sì, sì. Ho preso tutto, credo, credo. Può essere. Sì. Ok, preso quasi tutto. Vai. Attenzione all'ossigeno. Tirati su. Inutile fare sta roba qua. Vediamo se col magnetismo magari prendo qualcosa anche qui. Vai, metti qua. Il testino non ce l'avevo. La spada c'è. Lo scutum pure. Credo di aver tutto, ma faccio comunque un'altra vasca di sicurezza. Non so come ho fatto a morire, raga. Non ne ho la più pallida idea. E sinceramente non me lo spiego, perché non mi... Ora sono uscito e rientrato mille volte, non so che cazzo era successo. Beh. Cercando di capire ancora come che cazzo manovra ho fatto per morire. Non si muoveva. Comunque non sembra esserci più nulla. Oddio. Oddio, 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 c'è un diamante, cazzo. Piglia, piglia tutto, piglia tutto. Uno, uno, uno. No, 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 no. Oh. Ancora non faccio ipercaso all'ossigeno. Ampolla d'esperienza, buona nel culo. Mi piace tanto mettermi nel culo le ampolle. Bene, c'è un diamante, ragazzi. C'è un diamante. Godo, diamantina d'acido. Diamantina d'acido e un sacco di acciai che sono ottimi per sopravvivere lontani da casa, senza andare nelle miniere. Però... in teoria c'è più di un tesoro, quindi perdiamo un altro po' di tempo. Certo, dovremo tornare a casa, ma ora sappiamo che la casa è a 500, quindi prendiamoci un attimo un po' di tempo per capire se questa barca ha degli ingressi godiferi. Allora aspetta, qui facciamo... qui facciamo il gioco dell'operaio pazzo, che ogni giorno si rompeva il cazzo. No, non si riesce. Ti prego. Niente. Come faccio? Come faccio? Forse c'è un ingresso comunque. Ah sì, c'è l'ingresso da qua. E poi qua. Aspetta un attimo. Le porte creano... le porte creano un sottovuoto? Le porte creano uno spazio nel quale... essendo che la porta si apre...
Avviene tutto per un motivo. Avviene tutto per un motivo. Questo relitto è caduto qui, si è arenato in questo punto per insegnarmi il potere respiratorio, così che io potessi esplorare il castello sotterraneo di Re Vlasta. Avviene tutto per un motivo. Devo riempirmi di porte, e appena le apro creano una situazione di apertura mosaica delle acque. Guardate, qui c'è acqua. Qui c'è acqua, ma qui no. E se chiudo la porta? Ok, devo fare esperimenti. Allora, devo fare esperimenti. Adesso io toglierò questa porta e in teoria l'acqua ricomincerà a scorrere dappertutto, infatti è così. Ma adesso la porta è mia. Ok, non me ne frega un cazzo del tesoro. Ok. Questa è la zona di prima. È la zona dove c'era il primo tesoro. E adesso ci metto la porta. Posso metterci la porta? No, ancora non posso. Va bene. Devo capire come funziona questa. Ok, invece sì, posso metterci la porta. Adesso apro la porta. E respiro sott'acqua. Ok. Va bene. Di nuovo. Ce l'ho ancora la porta? Sì, perfetto. No, di nuovo. Ok. Avrei potuto semplicemente mettere la porta. Aspetta, me la metto nella barra. Come funziona? Se io metto una porta a cazzo di cane, invece probabilmente senza le pareti non succede niente, vero? Anzi, forse non posso neanche. Proviamo a mettere la porta in un punto a caso. Ecco, è qui? E invece no. Ovunque. Anche se non ci sono pareti in giro. Basta piazzare una porta. Quindi, aspetta. Ok, diciamo che io mi porto dietro un asse e una porta, ok? Sto facendo la mia esplorazione sotterranea. Dopodiché metto quest'asse, metto questa porta, la apro, respiro. Ovunque io voglia. Mi basta quest'asse e questa porta. È questo il segreto della nuova fisica di Grosset. Rompendo l'asse rompo anche la porta. Aspetta, devo fare altri esperimenti. Il tesoro può attendere. E anche Bat Adult può attendere. Scendi giù. La porta si attacca da sola qui sottoterra. Aspetta, troppo poco ossigeno. Mio Dio. Non serve neanche propriamente questa. La porta si attacca a terra. Devo usare una targhetta su questa porta. Questo è palesemente il porto Dio. È la porta che Dio usava per collegarsi alle altre dimensioni del creato. Ho trovato il porto Dio qui dentro, ragazzi. Ovviamente piove. Devo tornare a casa, devo dormire, ma non prima di aver preso il tesoro. Ma porto Dio! Attivazione. Oh sì, una mappa del tesoro, godo. Ok.
Porto Dio, disattivazione. Benissimo. Questo è un giorno incredibile per la scienza. Perché ogni puntata di questo gioco è stupenda, cazzo? Che cazzo ho buttato? No! La mia ascia bagascia! Ok. Oh mio Dio, ma questo è un bellissimo pilone di legno, sono eccitato. Ok, andiamo. Dobbiamo controllare se ci sono altri tesori, ora possiamo farlo in realtà. Visto che cos'è? Beh, in realtà posso andare qua, volendo. Aspetta però, non mi devo complicare la vita. Qui ci sono già entrato più o meno, no? Ho già preso i tesori. Dei quali... No, forse no. Qui ci sono andato? Sì, questo è il primo tesoro. Questo è il secondo e basta? Non c'è altro? Provo a scendere dall'altra parte? No, non c'è altro, credo. Oddio, però la nave continua. Va bene. Diamogli un tentativo. Porto Dio, attivazione. Godo! Che cos'è? Che cos'è schema forgiatura? Che cos'è? Che cos'è? Zuppa sospetta, prendi tutto! Prendi tutto, prendi tutto! Che cos'è? Che cos'è? Schema forgiatura, ornamento stile costiero. Si applica armatura, ingredienti, lingotti e cristalli. E si è vista un'armatura. Lo uso. Non so se si può usare. Lo uso. No, non si può. Ok. E poi abbiamo una zuppa sospetta. Posso berla, magari. No, è sospetta, però. La bevo a casa, magari. Schema forgiatura. Si applica armatura. Forse devo usare l'incudine. Forse devo usare l'incudine. Sì, ma noi dobbiamo esplorare il castello sotterraneo di Re Vlasta, ma dobbiamo anche tornare a casa, quindi Porto Dio, disattivazione. Ok. Siamo sicuri che l'intera nave sia stata esplorata? In realtà no. Porto Dio, attivazione. Oh no, che cazzo ho fatto? Penso ci sia nient'altro, però. Ne valeva la pena provarci. Vediamo, queste si aprono in teoria. Ma è la cassa che ho trovato prima, vero? Sono tre casse, ne ho già trovate tante, però perché non provare adesso? Ehi? Perché non ti attivi? Forse c'è una cassa lì o l'ho già presa? Ah, non è la stessa, è questa. Vedevo questa, mi sa. Mi sa che vedevo questa, semplicemente. Provo per sicurezza, ma secondo me vedevo semplicemente questa. Non riesco a piazzare bene il Porto Dio ovunque. No, ma è la stessa cassa che vedevo prima, secondo me. Veramente quella. Sì, c'è una piuma che non ho preso, wow. Eh sì. Secondo me abbiamo preso tutto. Bene. Ragazzi, torniamo col cazzo pieno. Grazie Triso della sub. Torniamo col cazzo pieno.
L'ultima cosa che potremmo vedere è se qui c'è qualcosa. In teoria possiamo. Facciamo. Mi concedete un'ultima attivazione? Dov'è la porta? Dov'è il porto Dio? Beh, ne posso fare un'altra a casa, però io voglio il mio porto Dio. Eccolo. Oh merda, perché sono full. Via le piume del cazzo. Benissimo. C'è nulla qua. Possiamo provare anche a fare così. Ma in questa parte, grazie alla violita della sub, in questa parte della nave oh no, aspetta, devo fare da qua. Perché il punto è che la velocità di excavo non dipende di Excavalier, non dipende da dove è il blocco, ma da dove sei tu. Se il blocco è in acqua, ma tu sei fuori dal cazzo del divertimento, e niente, la dobbiamo rompere a mano. Vado. Torniamo a casa, bello. Torniamo a casa, bello. Allora, come ti slego? Come ti slego, frate? Sono in difficoltà. Come ti slego? Ti ho slegato? Sì, I think so. Ok, perfetto. Bene. Andiamo. Ragazzi, che cazzo di puntata questa. Siamo passati dal non godere all'essere pieni di godo. Vieni, bello, vieni. Aspetta, però. Devo essere armato. Bene. Spero di non trovare quelle bestie, che erano a 649 qualcosa. 600... No, 900, era o 900, 600, 600, 900, non mi ricordo, ma probabilmente il sito ha già aggiornato. Oddio, oddio, mi sa che mi hanno pisciato in testa. Oddio! Ma è qui, forse devo tenere il bastone in mano per non prendere la scossa? Grazie 14 turni, rinnovo con l'attesa del DLC, grazie. Saluti da un coetaneo del senese. Oh, ma porca... Cipidig. Secondo me piglio il scossa, se ho la spada di metallo. O come il Zeldo. Polaretti, e fin qui. Teoria casa è qua davanti. Senti, senti un mese di mena, Bat Adult. Oddio, oddio. Ma questo moto raduno? Non posso affrontarli con un bastone. No, no! Bat Adult! Bat Adult! Cosa è successo? Dov'è il guinzaglio? Dov'è il guinzo? Aia! Bat Adult! Che fai? Ti ribelli a me?
Il tuo amico! Batta adult! Batta! Ho riperso il cazzo di Gonzalo. Eccolo. Batta adult! Batta adult! Comportati bene. Comportati bene. Comportati bene. Andiamo. Aia, batta adult! Non ribellarti. Non ribellarti. Andiamo. C'è un bellissimo demone da provare a uccidere. Lì in fondo, ma non prima di... Se ne andati a casa. Anche se Dio solo sa dov'è. Batta adult! Allora, le X sono giuste. Batta adult! Era 500 e qualcosa, ma... Vabbè, quantomeno sappiamo che dobbiamo andare tipo da qui. Bat adult. Prima o poi dovremo vederla, sta cazzo di casa, no? Cazzo, non ho guardato. La Z 500, poi c'è il cannocchio, magari lo usiamo un attimo. Batta adult! C'è una tempesta di sborra adesso. Dai, batta adult. No, di qua. Oddio, dove cazzo è casa mia? Ragazzi, era nei 500, ma... Ma non so a livello di Z dove fosse, porco... Tutto uguale, sto cazzo di posto di merda. È tutto uguale, sto posto infernale del cazzo. È veramente il bioma più brutto di questo gioco. Batta adult, ti devi calmare. Neanch'io so dove è casa. Lo so, lo so, lo so. E quello è il mercante. Dovremmo essere così lontani. Era 569, 559. Che cazzo era? E poi... Possibile trovarlo, mannaggia Gianni Morandi, è questo che mi picchia. Questa è la mia vita adesso. Pure a morire di fame, o mi devo mangiare la zuppa di feci. Oh, e che cazzo. Non posso essere ucciso da quell'orso. Non posso. Non posso essere ucciso da quell'orso. Cioè, è matematicamente impossibile. Vai. Lasciami stare, lasciami stare. Va bene, ti lascio qui. Lasciami stare. Lasciami stare.
Ancora roba da mangiare? No, è tutto crudo. Devo mangiarmi la zuppa di merda. Ragazzi, io devo guardare le coordinate sul sito. Non ho idea di dove cazzo sia casa mia nuova. Me le sarei dovute segnare, ma... Casa, tra gli... 5.20, 2.23. Non ero lontano. 5.20, 2.23. Cazzo, ma sono qua. Io ti porterò a casa. Tu non hai più un posto dove stare, lo capisci? La tua famiglia è morta. 5.20, 2.23. Ah, ma cazzo, ma era qua. Era letteralmente qua. Casa tra gli altri. Ok ragazzi, ok, ok. Allora, adesso mettiamo a fare questo buon pesce. Ho del carbons dietro? No. Andiamo a fare del buon pesce. Prendo anche quest'elmo, dai, metto quello d'oro, non importa. Si carbons, vai. Bene così, bene così. Oh ragazzi. Allora, mettiamo a posto. Vogliamo provare le zuppe? Dai, tanto sono in casa, se muoio in casa chi se ne frega, che succede? Visione notturna. Che vuol dire? Che vedo al buio? Ah, danno tipo delle robe casuali. Beh, vediamole tutte allora. Vediamole tutte, magari una m'ammazza, ma che me ne frega. Che mi ha dato? Cura suprema, ragazzi. Cura suprema mi ha dato. Va bene, ci sta. Ci sta, me lo merito. E poi, l'ultima che ha. Un altro avvelenamento. No, se devo morire, muoio. Rigozza, rigozza. Rigozza qua. Rigozza, 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 bravo. Ok. Ah. Del buon merluzzo. Bene. Allora ragazzi, il diamante è a posto, questo è a posto, le patate le facciamo perché se no non abbiamo abbastanza cazzi. Via questo, la mappa del tesoro la vedremo più in là, via la carne, via l'acciaio. Via questo. Assi della giungla. Via. Schema forgiatura. Via. Lapislazzuli. Via. Via. Carbons non serve più. Porto Dio serve. Perfetto. La patata la facciamo adesso. L'esperienza non ci serve. La scala neanche. A posto. Va bene. Allora. Bene. Adesso mettiamo le patate a fare. Ah, il carbons l'ho posato, ne devo prendere uno. Bene. Vai. Allora, direi che ci siamo. Possiamo andare a provare a esplorare il castello di Revlasta. Le rovine abissali di Revlasta. Revlasta defeated. Qualcosa alone. Allora, la scoperta della respirazione subacquea è stata fuori di testa.
stata fuori di testa. Bene. Ora, non mi porterei il piccone diamantino. È una zona che non conosco. Non so neanche se mi porterei la spada diamantina. Però è anche vero che la spada diamantina mi permette di uccidere quei nemici in maniera più rapida. Still ho tanta paura. No. Facciamo il parsimonio. Tonio Parsimonio. Era un villager di Grosset. Tonio Parsimonio. Che teneva sempre le cose da parte. E tutti lo prendevano per il culo, no? E gli facevano: ma che cosa fai? Intanto Tonio Parsimonio conservava un botto di roba. Bene. In realtà questo non serviva. Posto. Magari però ne facciamo un'altra allora di spada. Forse anche un altro pickons. Ci ho ripensato. Forse anche un altro pickons. Ci ho ripensato. Facciamo così, così, vai, così, così, un'altra spada e facciamo un'altra quest. Buono. Posiamo tutte. Secchio non so se serve. Fermi un attimo. E se io porto Dio e poi secchio, che succede? Svuoti in mare? Devo provarci. Devo provarci, vedi che cazzo succede. Vediamo. Bene. Allora, abbiamo tutto. Abbiamo spada, questo. Non so se vogliamo farci anche... Caso troviamo altre barche. Una scega. Un ascesso, magari. Sì, dai, facciamo un ascesso un attimo. Ci portiamo dietro anche il pietrisco. Ora, raggiungiamo con la barca quel posto. Così non stiamo a cagarci il cazzo con gli orsi. Tanto è pieno d'acqua. Era 600 e tipo 900, secondo me. No, così però sto andando a fanculo. Vabbè, intanto andiamo a 900. Era 600 qua e 900 sotto, il contrario. Chi lo sa. Vediamo se il sito ha registrato anche il castello. Secondo me no. Voragine cubica. Spiaggia origine, spiaggia Cacocaco. Montesbocco. Ah no, aspetta, castello subacqueo di Re Vlasta, sì. 6,92, 9,66, quindi ricordavo bene, era 600-900. E allora, a viaggia, vai. Andiamo. Cosa ci faceva Re Vlasta là sotto? E perché i suoi sudditi sono diventati... delle gorgoni. Se comunque lo spostamento in swag barca, non so perché non l'abbia fatto prima, è molto utile. C'è tanta tutta acqua invece di nuotare. Vediamo se riusciamo a sbarbatruccare ancora. Qui non c'è acqua, ma magari di qua sì. Comunque bioma tendenzialmente rompipalle, nel senso che ci abbiamo trovato delle cose. È andato in paradiso, ragazzi, nel paradiso dei demoni neri. Però
Lo sento ancora. Dove sei? Spada non diamantina, però dai. Dove sei? Dove sei? Fare il cogliombero. Eh sì, vieni qua, vieni qua, vai. Vieni, vieni. Ho capito però. Droppa una mana sega. 700 all'incirca. Si è fatta notte. Potevo portarmi la barca per un altro po'. Non è così veloce da raggiungere, ma vabbè. L'abbiamo lasciata a 700-700. Pensavo sarebbe stato più rapido il raggiungimento del pisello. Sarebbe stato intelligente portarsi la barca, più che altro perché quando poi dovremo scappare, perché secondo me a un certo punto dovremo scappare, sarei andato via velocemente. Ma ormai, quel che è fatto è cazzo. Si vede niente, tra l'altro, quando è notte sott'acqua. Avrei forse dovuto portarmi un letto di emergenza. Eccolo, lo vedo. È lui, vero? No, il cannocchiale! Quanto puzzo di scroto! Comunque è lui, dai. Penso sia lui. Non ho portato il cannocchiale. Ok. Porto Dio. Attivazione. Con un arco sarebbe stato il top di gamma. Bisognerebbe vedere cosa succede alla fisica delle frecce se partono dalla zona in cui sono io, che non è acquatica. In teoria, se vale lo stesso principio degli strumenti, le frecce sono normali. Le frecce sono normali e buone. Cioè, che cazzo di paura. Ecco cosa fa l'affaticamento, Gesù Cristo. Ma che cazzo? Mo? Merda, devo lasciare un attimo la porta giù. Merda. Cazzo, come cazzo fa a vedermi ancora? Devo lasciare un attimo la porta lì sotto. Merda, l'affaticamento riduce, anzi aumenta il tempo necessario a compiere le azioni base, tipo scavare. Quello si sta ammazzando in mezzo alla lava, il coglione. Il che significa che se faccio un muro di quei cosi lavici, loro ci vanno sopra e muoiono? Il problema è che così ho già quasi finito il... Mi devo muovere. Sperando che non mi vedano. Quanto ci vuole? Ma non posso... Aumenta il tempo o non posso proprio? Che non posso proprio.
Però questo è un cazzo anale. E io non posso proprio, mi rispondo da solo, perché sono 30 minuti che sono qui. Non so come fanno a mettermi sto debuff. Cioè, la prima volta che mi vedono mi affaticano? Oppure qualcosa di diverso? Tra 2 minuti posso... Cioè, dovrei farmi un arsenale di porte, raga. Però cazzo, quel posto sembrerebbe pieno di tesori. Still. Inaccessibile. Perché la strategia che ho per respirare sott'acqua richiede dover usare un'ascia. Anche a mano non posso. Non è una questione di utensili. Mi servirebbe la pozione. Cosa sono quelli? Cosa sono quelli grigi? Sono più forti? Ce n'è uno grigio. Lo vedete? Molto cazzo! Se vado lontano dalla sua vista? Ok, funziona, ma devo riprendere ossigeno. Ok, buono. La porta mi salva anche da questo, quindi, in teoria. Ce n'è uno. È lui che spara il buff, probabilmente. No? Ok, sì. La porta, però, questa è un'informazione importante. La porta mi salva dall'occhio bagocchio. Credo che sia lui, però, che piazza il debuff. Quello gigante... È sparito. Abbiamo altri 5 minuti, però. Ora è sparito. Non c'è più. Ok, proverà a danneggiarmi, noi andiamo dietro e non ci dovrebbe più far male. Stiamo facendo expertise, stiamo imparando. La porta può essere usata anche per evitare danni da questi cosi. Che stanno cercando di danneggiare qualcosa. Contro chi stanno lottando? Sono ostili anche agli altri pesci. Ho visto un raggio oculare partire bello lontano. Il punto è che mi servono altri 4 minuti per recuperare la porta. Intanto momento secchio. No, non posso svuotare il mare, ragazzi. Disdicevole questa cosa. Va bene. Ci sta. Cristo, non puoi vedermi. Ancora 3 minuti, sono veramente tanti. Dovrei provare almeno a fare qualche sneak peek e poi tornare indietro. Madonna mia. Mi fanno veramente paura, raga. Non so se sono pronto a fare sta cosa. Il castello di Revlasta è tremendo. E poi chissà quanto mi tolgono. Castello abissale di Revlast. Chissà quanto mi tolgono se mi attaccano tutti insieme. Mi servirebbe un arco. Oppure lurarli uno alla volta. Venite qui. Cos'è sto rumore di seghe e pompini? Dai, venite un po' qua. Uno alla volta posso uccidervi. Ok, andiamo. Sì, sì, non importa, non importa. Vedo niente. Vediamo se ora l'ho fatto arrabbiare.
No, non gliene può fregare di meno. Cristo, Cristo, Cristo. Eccolo. Facevo molto prima con la porta. Mi mangio i merluzzi, mi mangio la patata, ma ragazzi dobbiamo battere in ritirata secondo me. Ma Cristo mi ha preso. Mangia subito la patata. E mangia anche il merluzzo, non è vero. Ragazzi, non so come fare. Le sto cercando di pensare tutte. Ma a parte che ho finito il cibo, loro non si fanno fare la Dark Souls, quindi non mi permettono di attirarne uno alla volta. Non mi permettono di attirarne uno alla volta. Zero proprio. Cristo di Gianni Morandi. Guarda. Appena non mi vedono, appena capiscono che non possono farmi danni, sono intelligenti, vanno via. E questa porta la devo lasciare qui. Cioè, devo aspettare che il timer scada fuori. Intanto so dov'è. Intanto esploro un po' qua, ma... A questo punto mi viene da dire che potremmo esplorare fuori da Polaretti. Decidere dove andare oltre Polaretti. Perché qui, signori miei... Oddio, sta arrivando un pesce scroto. Eccolo. O li attiriamo così? Ci mettono una vita, tra l'altro, prima di morire. Guarda, ora... Mannaggia il cazzo. Penso fosse lui ad attaccarmi. No, è un altro. Guarda là quanti sono, poi. Ma quanti? Come fa a stare su? Dovrebbe poterlo fare, no? Mi vede ancora? No. No, ragazzi. Ritirata. Ritirata. Non ho idea di come fare questa cosa adesso. Non ho gli strumenti adatti. Non ho un'arma ranged affidabile. Non posso fare affidamento alla porta. Cioè non posso fare affidamento sulla porta. Non posso respirare in maniera infinita. Grazie a Valorix della sub. Che sarebbe una cosa intelligente. Poter respirare in maniera infinita e rushare. Cioè non cercare di battere questi cosi, trovare magari una cassa, un tesoro che c'è lì. Io non posso fare questa cosa. Raga, non posso fare questa cosa adesso. E mi dispiace perché magari i vet diranno ma è semplice, basta fare in questo modo. Ma io non lo capisco. Non lo capisco perché già ho trovato la porta e già pensavo di avercela fatta. Invece anche con la porta non serve un cazzo di niente. Io provo a riprenderla però quella porta. Sono affezionato. Dopodiché dobbiamo decidere cosa fare. Perché qui Polaretti l'abbiamo esplorata, ma il castello di Revlasta è inespugnabile. Chiaramente potrebbero esserci altri punti, l'abbiamo esplorata è un parolone. Possiamo comunque andare avanti e setacciare un altro po' il posto. Sicuramente non qui. Se no, torniamo al Monte Heineken. Però non lo so, potremmo anche vedere i dintorni dove sboccano. Magari c'è un bioma nuovo oltre un certo punto. Di Polaretti, intendo. Potrebbe. Facciamo il giro dei confini di Polaretti, piuttosto, con la barca. E vediamo cosa c'è dopo. Una. Vediamo se ai confini di Polaretti c'è qualcosa.
e andiamo in chiusura, cioè ci avviciniamo alla chiusura. 40 secondi. Però per fare questo dobbiamo... Porco... Sì, comunque non sono loro a mettermi il debuff, è quello grigio. È... Revlasta. Lui è Revlasta. E loro sono i soldati. Perché si sono trasformati in queste bestie? È un mistero che non posso risolvere adesso, purtroppo. Perché non conosco niente. Voglio solo la copertina di Charlie Brown. No, voglio la porta. No, no, la porta mi costerà la vita, fanculo, quella porta di merda. No, no, no. Però quella porta è preziosa, ragazzi. E il porto armi. Ti prego, non maledirmi. Sì. Se la mettessi più vicina. Se la... Oh, cazzo, 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 cazzo. No! Vabbè, raggiungibilissimo. 700, 936. Andiamo. Non ho la barca. Non ho la barca. La barca è a 700. Vabbè, raggiungibile. Volevo provare. Sono stato ingolosito dalla voglia di provare a mettere la porta più vicina. Forse voglio riprovarci, ragazzi. Forse voglio riprovarci. Perché se posso mettere la porta più vicina, forse posso fisciarli vicino alla porta. Però poi sono tanti e mi guardano tutti. Non lo so. Piccolo try però si potrebbe fare. Vabbè, tanto non avevo niente dietro. Cioè non è così... A parte la porta. Non è così urgente trovare la roba però. O magari vado lì con un arsenale di porte. Però, oddio, se vado lì con un arsenale di porte e la spada diamantina, magari dovrei essere un po' più fresco di 3 ore di live. Però se vado con tante porte e la spada di diamante, non devono però respawnare. Cioè a quel punto sono affaticato, ma tanto le porte rimangono lì. È come se fossero dei checkpoint per me di ossigeno. A quel punto, no? Cioè, ok, sono affaticato. Pazienza. Devo andare verso il 900. Cioè, sono affaticato, pazienza. Però io faccio un botto di porte. Però avrò poi la paura... di perdere la spada diamantina e giocherò ancora peggio. Devo provare una cosa adesso. Adesso che non ho niente da perdere, ok? Non ho niente da perdere. Fatemi provare una cosa. Fatemi provare a mettere la porta più vicina e a vedere se si può fisciare un tizio per volta. Un fish per volta. Quasi. Allora, dove l'ho perso le cose? Vicino comunque al castello. Allora, com'era? 600, 900? Dov'era? Non mi ricordo. Ma non era 600, 900, ragazzi?
692 900, che è a posto. 690, quindi un altro po' più in là devo andare. Ok, il castello è lì, quindi la roba è per qua. La roba è per qua. Ora, eccola lì. Rompete i coglioni, madonna, oh, subito aggressivi sti cosi, subito aggressivi. Fate recuperare, sì, ovviamente, il cazzo di palle, eccolo qua. Mi fate recuperare gli oggetti prima di Yos Divan Dog. Grazie. Ah, ma perché quelli non sono oggetti miei, ho capito dopo. Quelli è inchiostro che arriva perché stanno... Va bene, va bene. Quell'inchiostro che è lì perché stanno ammazzando le meduse loro. Manca la pettorina. Cioè, scusate, manca l'elmo. Manca l'elmo. Manca l'elmo, aspetta, anche delle frecce qui. No, aspetta, c'è anche la pettorina. Sì. Manca la pettorina. Manca anche l'elmo, veramente. Trovalo. Aspetta, questo che cazzo è? Il pietrisco, ok. C'era anche l'elmo tra queste cose? Non si sa. Ragazzi, ma se io mettessi delle torce, si scioglie a un certo punto anche... Visto prima che si scioglieva, però ora qua non si sta sciogliendo un cazzo. Ma si era sciolto. Beh, vabbè. Allora, lasciatemi stare. Ma se alzo lo scudo, Cristo. Se alzo lo scudo mi vedono. No, aspetta, lascia. Manca anche là. Ah no, ok, no. Per ora ho piazzato la porta per sbaglio. E con l'affaticamento mi devo levare dal cazzo, ragazzi. Mi devo levare dai coglioni. Mi devo levare dai coglioni, non sono pronto a questa cosa. Sì, comunque si sta sciogliendo. Però magari rimane la parte con la torcia. A un certo punto casca anche la torcia. Devo andare via, devo andare via, bimbi. Devo andare via, devo andare via. Devo andare via. Devo lasciare la porta lì, che poi mi riprenderò. La porta rimane là con... Come dire... Come un monito. La porta rimane là perché la riprenderò un giorno. Ma quel giorno è vicino, eh. Prossima live la riprendiamo. Ci voglio riprovare prossima live. Però riprendiamo anche la barca a sto punto. In teoria, se noi facciamo raffica di porte, raffica di porte e spada diamantina, ce la possiamo fare. E intanto live nella quale abbiamo imparato una cosa assurda che non so come avrei potuto scoprire da solo, però il gioco è fatto apposta per farti trovare le cose. Ok, la barca dovrebbe essere vicinissima. Perché le X aumentano ovunque io vada? Ok. Mi serve un punto in cui diminuiscano. Ecco, di qua. Questa è la direzione giusta, ok. La barca dovrebbe essere per qui. Orribile questo bioma, ragazzi. Me lo avete hypato tantissimo. Secondo me sbaglia, è tremendo. È la parte più brutta di Minecraft. Per ora. Tremendo questo bioma. Sierra Napadish at its finest. C'è niente. Un animale? Nessun nemico particolare? C'è un cazzo.
Ero convinto che a Polaretti avremmo trovato Gesù Cristo. Cioè, niente. Zero. Impossibile divertirsi. Barca dovrebbe essere qui se non se la so fottuta. La so fottuta? Possono fottersi la barca? Non credo perché trovavamo le barche tipo anche dopo episodi e episodi. Non era 700-700? Se mi ricordo male. Vabbè, tanto ormai siamo quasi arrivati. Quasi un parolone. Pareva fosse per qui. Forse no. Si sono fottuti la barba, ragazzi. Demone? Orso. Sa orso. Ogni tanto gli animali fanno sti rumori stranissimi. Barca. Sto tutto barcamenato. Vabbè, tanto ormai andiamo a casa. Era 500-200, quindi. Prossima diretta, proviamo un assalto al castello. Se fallisce, anzi, se fallisce, ma non fallisce di tanto, ci riproviamo. Se proprio prendiamo i cazzi nella bocca, ritirata strategica, andiamo oltre Polaretti. Ovviamente facendo comunque una setacciata. Porca troia. Facendo comunque una setacciata finale, ma niente di entusiasmante, ok? Ci siamo? Dovremo vedere casa tra poco. Puntata piena di scoperte, cazzo, e ancora non sappiamo che cos'è quella roba. Quel cazzo lì. Lo schema per costruire. Lo schema per costruire l'armatura. Si è vista un'armatura speciale, ma. Ok, no, devo andare di qua. Comunque ho costruito la casa veramente troppo vicina all'altra. Se l'avessi messa in mezzo, questo non sarebbe successo. Musica però bella bella. Ecco la casetta, la vedo. Bella, eh. Bella. Cioè, guardate, si vede anche l'altra casa da qui. Proprio inutile. Proprio inutile. Bene, ragazzi. Rientro a casa. Dormo, l'avrò fatto due volte in questa live. E vi libero. In 3, 2, 1. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ah, puntata piena di scoperte, colpi di scena, difficoltà, modalità di gameplay alle quali non sono abituato. Da una parte c'è da dire che il gameplay di questo bioma mi ha aiutato e mi aiuterà a stare attento a certe cose che non sto minimamente curando perché non le ho trovate nelle altre esperienze, l'ossigeno prima di tutti. Dall'altra è stata veramente una delusione il bioma in sé,
più che altro perché mi aspettavo. Solitamente quando mi hypate le cose, tipo, trova l'aria condizionata, ci abbiamo trovato una delle cose più belle. Qui invece è forse stata una delle cose più brutte di questo gioco. Cioè, veramente un bioma, ma anche proprio poco ispirato da un punto di vista estetico, a due colori due. Non per me, non invoglia, è uno dei pochissimi, se non l'unico, bioma che non invoglia a scoprire, non sfama il senso della scoperta, non c'è niente da scavare perché tanto se rompi il ghiaccio vai in acqua, non c'è una profondità anche per traforare i monti perché sono anche quelli fatti di ghiaccio. Quindi è stato, il bro non ha mai visto un ghiacciaio, va bene Paracet, e ovviamente non mi riferivo al fatto che i ghiacciai nel mondo vero avessero delle cose speciali, ma da quello che ricordo, se non sbaglio, le foreste nel mondo vero non hanno i maestri delle fiale e le montagne non hanno il demone sorvegliante. Però detto questo, mi aspettavo che Minecraft si inventasse qualcosa anche per il ghiacciaio, invece secondo me non c'è niente, quindi non lo so, mi ha un attimo destabilizzato questa cosa. È basato sullo stare nell'acqua, è vero, si vede. È un bioma che puoi gestire bene, secondo me, quando puoi respirare sott'acqua. Sembra una roba molto endgame. Ma al di là di questo, ok? Comunque, a livello estetico, non mi ha fatto impazzire. È un bioma molto apprezzato dai vet. Ti sfugge un dettaglio in blind, giustamente, non mi sorprende. Non mi sorprende. Quindi, tra l'altro è vero, ho trovato una mappa del tesoro, avete ragione. Potremmo guardare insieme. E dove cazzo sto? Chi lo sa? Ah, ok, lì in basso a sinistra. Credo sia nuovo questo tesoro. Quindi potremmo a un certo punto vedere anche questo tesoro. Però secondo me la prossima volta possiamo provare un assalto al castello, vedere come va. Se l'assalto va di schifo, pace. Se l'assalto va bene, ci riproviamo. Se l'assalto appunto va di schifo, lasciamo perdere e andiamo ai confini di Polaretti. Semplicemente ai confini di Polaretti. Dobbiamo aggiornare il bestiario, senz'altro, ma quello lo faremo tornati a casa. Secondo me è abbastanza straightforward quello che dobbiamo fare. Molto figa questa live, e nonostante il bioma di per sé non entusiasmante, nel contesto della nostra run siamo andati un sacco avanti, e la roba delle porte è una roba che mi porterò dietro per sempre. Cioè, aver scoperto che le porte ti fanno respirare sott'acqua e ti creano un checkpoint per l'ossigeno cambierà non solo per sempre da questo punto in poi, ma anche l'eventuale backtracking delle zone acquatiche che precedentemente erano off limits. Cioè, io posso vedere cosa c'è sott'acqua a villaggio. Io posso andare sott'acqua a villaggio e usare la porta e scavare sott'acqua a villaggio per vedere che cosa c'è nelle profondità acquatiche di villaggio, per dire, che è una cosa che non pensavo di poter fare. Quindi esatto, caco con le porte, cioè posso fare veramente un botto di roba, posso fare veramente un casino di roba adesso con questa porta, il porto Dio, esattamente, ha cambiato il modo di gestire l'esplorazione. Potresti smettere di fare case orrende? No, chissà perché, penso sia un bug. Cioè, o meglio, penso che sia una cosa che non era voluta, ma ormai l'hanno lasciata. La porta funziona anche nella lava, ma come la piazzi? Per la lore, la nave che hai trovato sott'acqua è la nave con cui è arrivato il ricercatore, che è svenuta in una corrente e si è svegliata in una spiaggia origine. No, perché lo vedrete con la opening, che è la prossima live. Ragazzi, era l'ultima live con questa opening.
Questa è la fine della stagione 1.5, sì. Confermate, creativi? Eh sì, ma stavo pensando. Il 5 settembre, la prossima live. Per il 5. Oggi è l'1. Aspetta, l'1 è venerdì, perché è già passata la mezzanotte. Il 2 è sabato, il 3 è domenica. Si torna. Il 5, martedì. Ragazzi, e allora la stagione 2 inizierà con il tentativo di assalto al castello di Re Vlasta. Non potevamo chiedere niente di meglio. E vedrete come si è svegliato il ricercatore. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Mi vado a riposare. Ci vediamo domani. Doppia live? Non ricordo se domani abbiamo doppia live o no. Forse no. Domani alle 21.30 abbiamo sicuramente bianco e nero. Ma domani pomeriggio che cazzo abbiamo? Niente? Niente, credo niente. Nel caso vi faccio sapere su Instagram. Ragazzi, buonanotte, sogni cazzi. Mi vado a leggere ovviamente le sub in chiusura, quindi vi lascio alla ending del Minecraftus. E ci vediamo domani, d'accordo? Buonanotte. Giorgio, e grazie di essere qui sempre. Io mi chiamo Giorgio. Ecco cosa c'è, Armored Core, bravi. Tom194, sia buona per il 13° mese di Tier 1. Lore Multicolor per il 3° Valorix, 2° mese di Tier 1. Gabricottero 17°, ciao Sidon, ho liccato tutti i Pokémon e non ti leggo più. Rai Violita, sia buona per la prima volta, grazie. Trizo03, 3° mese. Nicodome, 16° mese di Tier 1. Sixputnik, 3° mese, grazie. Akira, 32°. Kumaku, 21°. GBRlo, 19°. Entropia, sei gentilissimo. Altre 50 sub, grazie, grazie, grazie. Ne hai regalate tantissime in questo ultimo periodo, grazie. Bracciola e Biondo, prima volta insieme. De Serzaf, 10° mese, passo veloce per un resub, grazie. Grazie a Thrawn, 99, 39°. Niva 97, 44° di Tier 1, grazie. Scary, un anno insieme di Tier 1. Depressed Shinji, 13°. Chroma 23, 7°. Issimo, 22° di Tier 1. Juliet Kiwi, 41°, grazie mille. Fufo 824, 4° mese. Thomas Kiwi, 11°. Moraninha, 9°. Rikiro, 7° mese. The Oak, sia buona per il 15°. 15 mesi per un gioco che capiranno due persone. Ci starebbe chiamare da Anton, uno degli amici di Ricky. Ci starebbe da chiamare Anton, uno degli amici di Ricky. Grazie a Death Piccolo, che converte da Prime a livello 1, lo stesso fa Amethyst. Vector, 13° mese. Peraio Endovenoso, 3° mese. Ivav, 30° di Tier 1, quasi gli anni di Cristo, tanti bacetti e cuoricini, grazie mille. Grazie a Cobalt Cloud, che sia buona per il 3°. Ciao Saido, Jacopicci, 20° di Tier 1. The Neblin regala una sub, grazie mille. Matteo Galaxy, 92, 2° mese di Tier 1, buonasera a te. Igor HPS, 18 di Tier 1. Sobek 899, sia buona per il 3°. Totto, sia buona per il 25°, e io lo ringrazio ovviamente dal profondo del cuore. Grazie poi a Uncool, che sia buona per il 13°, nonostante Minecraft sia l'unica serie che non seguo, il resub è d'obbligo. Strano. Cyberfunk, 4° mese di Tier 1, buonasera, finalmente Minecraft. Dozon, 13°, sia buona, anzi converte da Prime Gaming a livello 1. Dubtuck, 12°, il migliore, grazie mille. Green Huxley, episodio del Sego Duro? Sì, un anno insieme. La Stringa, converte insieme a Totto. Mentre It's Sputnik, sia buona per la prima volta. Monta 944, si converte da Prime Gaming a livello 1, conviene farlo in un mese nel quale il September vi fa risparmiare fino al 30%. Dech, 23° mese di Tier 1, c'ho la sub che va avanti fino al 30 ottobre da non so quanti mesi ormai, però l'importante è avere le palle sotto il cazzo, giusto? Sì, finché ci sono va tutto bene. E la mia luce che avanza, ci sono ancora tante cose da scoprire.
Grazie Pistinto. Secondo mese, buonasera Saido, devo ammettere che mai mi sarei immaginato che questa serie di Minecraft sarebbe stata la più bella e genuina che abbia mai visto. Al momento è per me la sorpresa nel 2023, anche per me. Sanchez si abbona per il sesto, certo che sta sponsor di GeForce sta durando parecchio. Piggy, tredicesimo. Benz The Skull, ventottesimo. Tribes si abbona per la prima volta. Grazie a Manuel Conso che converte da Prime Gaming a livello 1. Mosconi, third win, prima volta insieme. The Nublin regala un'altra sub. Drake Famine, terzo mese di tier 1, mio durello nominale. LXG converte, Tore Implessa, ventesimo mese. Sub gol di CK got wrecked, vero. Grazie ragazzi, grazie ancora. Giocatore dentro, quinto mese di tier 1. Ciao Saido, passo per salutare, rinnovando il subino mentre recupero le ultime live, sia del Minecraft sia di GSB. Solo una domanda, di recente mi sono capitati tra le ads due giochi che si pubblicizzano usando esplicitamente immagini, nomi, scene animate di Pokémon. Non sono soggetti a copyright queste cose, sì, a chi devo segnalarlo è, in teoria, YouTube. Ci dovrebbe essere un tasto apposta. Capirei se fosse un progetto fan-made gratuito, ma in realtà non si potrebbe fare neanche in quel caso, ma mi pare di aver intravisto pure delle microtransazioni. No, no, ma guarda, anche se fosse gratuito non si potrebbe fare. Grazie a Veg Aku, che sia buona per il decimo di tier 1, Sassolino, tredicesimo, che cando nel Pogantibus, grazie a Simone Bartoletti, 97, undicesimo di tier 1, bella Side Ruslan, spacca di brutto comunque. Beh sì, spacca i blocchi per costruire. Paper Cut, ottavo mese di tier 1. Bloody Raven, diciassettesimo di tier 1. Rhyton, 18, quinto mese. Dialogo il platonico, 33esimo di tier 1. E dai a te. Su Calloi si abbona per il quarto mese. Nablin, sesto mese di tier 1. Cthulhu regala una sub a mamma puttana. Runder 24, sesto mese. Ganondorf, undicesimo. 10.000 sub a un tizio che elargisce teorie sulle palle sopra il cazzo. Dove andremo a finire? Io ti avevo iniziato a seguire solo per gli internazionali e mondiali. Eppure, eccomi qua. Amici, grazie Alex Picano che si abbona per il quinto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Buonanotte.